Buonasera a tutti amici miei, come va? Spero bene perché questa sera vi cercherò di intrattenere in qualche modo. E il modo che ho deciso stasera per intrattenervi è questo che vedete alle mie spalle. Parlare di un fenomeno globale. Se appoggiato sulla terra piano mi sposto il PC. Sì, se muovo le mani qui praticamente creo uno tsunami sulla costa orientale dell'America. Se muovo la mano qui creo uno tsunami invece sulla costa occidentale dell'America. Perché in questa rappresentazione del globo, che dovrebbe essere quella della terra piana o terra piatta che dir si voglia, tutti i continenti sono spalmati su una superficie appunto piana, ma con proporzioni diverse e con una geolocalizzazione un po' strana. Ma loro dicono che questa è la forma della Terra così come è in realtà. Peccato che se io schiocco le dita alla Thanos, la Terra è questa. Ma non solo la Terra è questa, la Terra è esattamente così. Vista dalla stazione ISS. Ringrazio l'emittente YouTube NASA, che dà libero accesso e condivisione alle proprie, immagini della ISS, e questo è proprio l'ISS, che trasmette, e ritrasmette 24 ore su 24, la giusta posizione della Terra rispetto alle acque, ai continenti e a tutto il resto. E come vedete sopra la mia testa, se io riuscissi a seguire con il dito, si può notare un qualcosa di strano, che non è soltanto la deformazione data dal mio green screen e non è una deformazione data da una lente fisheye, è semplicemente quello che si chiama Terra piatta. Vista da un punto di vista invece scientifico, è così la Terra piatta. È tonda e ha una sua curvatura. Ma da dove nasce il fenomeno? Ho modificato la foto, sì, sono un cheater, ho modificato la foto. Lo ammetto, così come cito su Minecraft il pomeriggio quando siamo insieme, cito anche in live con le immagini trasmesse direttamente dall'ISS. Bau, purtroppo lo so, l'ho letto, ne ho sentito parlare ed è una cosa un po' preoccupante. Hai ragione. Questo è quello che ti vogliamo far credere, dice il buon Mandra. Ragazzi, da dove nasce questo fenomeno? Nasce dall'antichità, nasce da un periodo successivo alla credenza che il fulmine fosse provocato da un dio e che l'eruzione del vulcano era l'adirarsi di un suo pari. Siamo arrivati a questo quando ancora l'uomo credeva a cose assurde davvero. Si parla di leggende, oggi le chiamiamo così, però un gruppo non tanto piccolo di persone è andata a cercare riferimenti storici, è andata a cercare esperimenti più o meno fraudolenti, mi verrebbe da dire, o addirittura falsati artificiosamente per far sì che determinate cose risultino o no. Beh, stasera cercheremo, senza magari essere molto tecnici, perché io non lo sono e perché credo che comunque sia più semplice si parla e più facilmente comprensibile da chiunque, parleremo proprio di questo, di come è in realtà e di come la dimostrano forzando spesso e volentieri la verità. E quindi iniziamo questo viaggino insieme. Game Mode Falling Down. Ed ecco anche il buon Dark che stasera vi anticipo, mi farà compagnia in un momento della live. Perché questo è un piccolo spoiler,
vi terrò sulle spine in modo che aumentare l'hype, così come fanno nelle grandi serie TV o nei programmi di talk show dove l'ospite speciale è la prova quasi definitiva viene portata alla fine. E il Bond Arc è pilota, abilitato al volo, brevetto. Ha pilotato anche in situazioni, mi ricordo, mi ha raccontato, non molto tranquille. Ci racconterà un po' la sua avventura e quello che in realtà i piloti fanno quando sono lassù e non escono nello spazio. No spoiler, no spoiler! Buonasera a tutti, davvero. E allora iniziamo. Iniziamo da un pomeriggio romano all'interno delle sale di Castel Sant'Angelo, prigione papale, in cui in ginocchio davanti al concissoro di sei vescovi, un certo Galileo Galilei dovette ritrattare per non essere incarcerato e probabilmente bruciato a rogo come un suo pari, uno scienziato, un ricercatore chiamato Giordano Bruno, perché lui dichiarò che, date le sue osservazioni della volta celeste, del movimento delle stelle, del sole e della luna nello spazio, la Terra si muoveva all'interno di questo spazio. Quindi diceva di abbandonare l'idea per cui tutto girava attorno alla Terra, ma vedere che forse la Terra non solo gira attorno a un asse non fisso come il Sole, ma gira insieme alla nostra galassia all'interno di spirali sempre più veloci, sempre più immense di tutto l'universo, perché sì, tutto l'universo si muove in un moto perpetuo che ha origine all'alba dei tempi, a quello che spesso e volentieri gli astrofisici chiamano orizzonte degli eventi, cioè il punto più lontano oltre il quale noi non riusciamo a vedere perché anche in quel caso lo spazio-tempo si curva e noi non vediamo cosa c'è oltre. Questo cosa significa? Che queste proporzioni, dalla più grande e quindi l'universo, al più piccolo un neutrino che attraversa pareti di cemento perché riesce ad attraversarlo, hanno una forma sferica. E non perché lo dico io o perché lo diceva Galilei, ma perché lo dice tutto il mondo scientifico, quello vero. Oh, grande Fnatic, il modo di traslazione, esatto. Professore, posso andare in bagno? No, si va in bagno dopo la prima ora di lezione. Ha avuto tutto il tempo fino adesso per andare in bagno, mio caro. Iscangela, magari, magari. Quindi, se addirittura nella macrocosmo, oltre l'orizzonte e gli eventi non si può vedere perché lo spazio-tempo curva. Pensate nel nostro piccolo, piccolo, piccolo pianeta, che per quanto grande ci può sembrare, in realtà è piccolo. Ma è piccolo non solo in ordine cosmologico, ma è piccolo perché anche all'interno del nostro sistema solare siamo un pianeta piccolo. Guardiamo Giove, che è immenso, il Sole che potrebbe avvolgere tutti i pianeti, eppure noi siamo in questo pallino e dobbiamo complicarci ancora di più la vita immaginando che gli altri pianeti sono proiezioni su una cupola. Eh sì, andiamo nello specifico. Mi sono dimenticato il lutto? Oh cavolo, nel lutto è tempo che la verità fondamentale si diffondono. Viva i terapiattisti, dice mio fratello computer inside. Perdonami, non l'ho neanche sentito, non so perché, non ho minimamente sentito il suono del lutto. Allora, piccolo recap, veloce veloce, su cos'è la Terra piatta. È una porzione di terra sospesa nell'universo, perché almeno questo sembra che sia assodato e comunque sia c'è qualcosa all'esterno della Terra, sormontato da una cupola in cui perimetro vi è una cortina di ghiacci enormi,
praticamente la barriera del Trono di Spade, ma molto più alta, attenzione, con i guardiani della notte no, ma ci sono dei guardiani sopra la barriera, e tutto il resto è non scoperto. Ora, perché loro pensano questo? O come giustificano questo? Loro dicono che ad oggi, per esempio, qualche anno fa è stato firmato un trattato da tutte le più da tutte le nazioni per salvaguardare l'Antartide. Il trattato per la salvaguardia dell'Antartide prevede che non ci possono fare esperimenti nucleari, non si possa reclamare come territorio di uno stato l'Antartide, la zona di pesca sono molto controllate e soggetti a leggi molto restrittive. Non perché l'Antartide non esista e quindi non deve andarci, perché in realtà se ci va nell'Antartide, chiunque di voi può prenotare un viaggio e può andarsi a fare un viaggio in Antartide. Ma il loro pensiero è che queste leggi, queste restrizioni siano perché in realtà l'Antartide non esista. Come lo vedono loro? Quanti blocchi? Ah sì, ragazzi, l'immagine dietro di me, voi potreste, e io come voi, potremmo vederla ogni tanto distorcersi o trasmutare, perché stiamo parlando di un video riproiettato da YouTube sulla mia live, che spesso è live e spesso, quando l'ISS non può trasmettere perché ha un problema o perché viaggia sulla zona totalmente buia della Terra, vengono sovrapposte immagini nuove. Così come in questo momento, in questo preciso momento, se vedete sotto di me, l'ISS è nella zona buia tra il Sudafrica e proprio l'Antartide. La zona buia perché come paralleli. Siamo lì, siamo nella zona oscurità della notte e quindi molto probabilmente l'immagine che abbiamo dietro è un'immagine di repertorio, per così dire, perché sull'oceano di notte non vedremo praticamente nulla. Rico mi dice: ho poco tempo, mi serve la tua attenzione un attimo, dimmi tutto, Rico, amico mio, qua sono anche per te. Colpito in H5, sì, là sotto probabilmente H5. Quella è proprio la posizione attuale, secondo per secondo, della ISS, la Stazione Spaziale Internazionale che viaggia sulle nostre teste. E spesso e volentieri è visibile ad occhio nudo anche dall'Italia. Quelle curve sinusoidali che vedete disegnate sulla Terra, sono il tracciato perfetto di dove passerà l'ISS. Rico, grazie mille amico mio, 12 mesi insieme. Grazie mille amico mio, 12 mesi di sub. Un altro traguardo raggiunto insieme, Rico, davvero. Grazie mille davvero. Grazie mille davvero amico mio. Questo è un grandissimo piacere che mi fai, un regalo enorme, quindi non posso che ringraziarti. Isca, se vuoi un film bello da vedere, se non l'hai visto, si chiama Interstellar. L'ho visto Interstellar. Non mi è piaciuto tanto e poi ti dirò anche il motivo. Grazie, grazie, ce l'abbiamo, esatto, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta insieme e anche grazie a te questo canale va avanti. Uscite fuori di casa e salutate quando passa sulla Terra. Ragazzi, si fanno dei calcoli anche matematici per sapere quando passa sull'Italia. Oppure ogni tanto collegatevi al sito ISS Tracker e vi dirà il momento esatto in cui potrebbe essere in apogeo sulla vostra testa. Quindi fate voi. Ora posso mangiare nel caso vengo dopo. Davvero grazie mille Rico. Allora, vi stavamo dicendo, perdonatemi, il discorso sarà talmente vario che più e più volte rischierò e sicuramente accadrà di perdermi nelle parentesi che aprirò. Voi fate in modo di Afelio, un grande Fnatic per Ielio, Apogeo, Ipogeo, quello è il sito, ottimo ora. Voi sarete la mia guida, se vedete che apro troppe parentesi mi vado a perdere, riportatemi indietro.
Nello spazio ci sono i KGen di mio fratello Computer Inside, di Alien, che voglio dire, più perfetto di questo non so cosa potrebbe esserci. Allora, cosa succede quando loro spiegano la Terra? Ridisegnano su un mappamondo piatto le posizioni degli stati e delle terre emerse in modo tale da cercare di compensare le distanze reali che sono facilmente dimostrabili sulla Terra sul loro piano, in modo che riescono bene o male con un po' di approssimazione a farle risultare quasi identiche. Il problema avviene quando si va a chiedere: ok, l'Antartide cos'è? Nessuno lo sa, ci sono scritti antichi, le fonti poi si vanno a perdere con scritti antichi di viaggiatori che hanno visto o intravisto queste mura ciclopiche di ghiaccio oltre le quali non si può andare. Oggi noi per fortuna non abbiamo solo l'ISS che ci viaggia sulla testa e ci fa vedere com'è in realtà il cielo, ma ci sono centinaia e centinaia di satelliti, dai meteorologici ai militari, a quelli GPS, a quelli per il controllo del clima, e non nel senso che controllano il clima modificandolo, ma controllano in quel momento il clima in quella determinata zona. Satelliti per la rilevazione di onde magnetiche che sorvolano le nostre teste continuamente. E queste mura di ghiaccio non ci sono. Loro dicono, ovviamente, diciamo la verità, Iska, i trapiattisti non sono altro che giocatori di Minecraft, infatti come cose rotonde non esistono in Minecraft. E ora no, perché comunque sia il mondo di Minecraft, ho scoperto che è un cubo, anche il mondo di Minecraft. Quando ti allontani troppo e vai verso le terre lontane succedono fenomeni strani, ma è un cubo. Ragazzi, ecco, Fnatic, una cosa, non mi scrivete, hai letto sopra, hai letto sopra. In caso ripetetemelo. Sì, comunque sia l'ipogeo, il perielio e la felio me l'hai detto, ma in questo caso non veniva riferito su un sistema esterno, ma un sistema interno. E quindi la differenza sta un pochettino lì. Allora, questi scritti antichi che loro portano come prova ineluttabile della loro verità, dicono che ci sono milioni di persone che abitano queste mura ciclopiche di ghiaccio proprio per proteggerla, come se fossero una setta di protettori che si tramandano il compito di padre in figlio, perché in realtà in alcuni di questi scritti sembra che donne non ci siano, quindi come prolificano ancora non ho capito molto molto bene. Cercherò di approfondirlo, forse per partogenesi, non lo so. Si autoclonano, questo ancora non l'ho capito. E addirittura, certo, quello sì, Fnatic, tranquillo. E addirittura, oltre queste mura, loro dicono che ci sono altre terre. Terre in cui il clima è tropicale, in cui le coltivazioni abbondano. Perché dicono questo? Non perché hanno prove, ma perché loro dicono: siccome ci sono gli uomini che proteggono queste mura, ci deve essere qualcosa per sfamarli. Loro non trovano una soluzione al problema primario. Ti trovano una soluzione ai problemi secondari. Il primario poi te lo devi dimenticare. Se io ti do la soluzione agli altri, il primario lo devi dare per assodato. È questo che il loro gioco è proprio questo. Darti talmente tante informazioni sulle secondarie che devono sostenere però il primario, che il primario poi te lo devi scordare. Avevo scritto prof Iska, no, Fnatic, tranquillo. Buonasera Lord, buonasera carissimo. Ciao altro Lord. Allora, cosa succede? Succede che io salgo su un aereo, anzi, pago un biglietto, pago un'agenzia, vado a fare un volo sull'Antartide, atterro, guardo l'Antartide e me ne vado. Loro cosa dicono? Ah,
Questo è quello che ti vogliono fare credere. In realtà tu non vai sull'Antartide. No. Vai in una zona vicina all'Antartide, ma nessuno ci può andare nell'Antartide, che ti spacciano per Antartide. E quando viene chiesto, ma è l'immagine satellitare, l'ISS che stiamo vedendo noi, è falsa. Tutta computer grafica. Tutta computer grafica. Ora, io sono il primo a dire che dietro alla scritta Iskander, che vedete in questo momento, quella è computer grafica. Nel senso che graficamente sono state accentuate la luminosità, è stata accentuata il contrasto, sì, ma non è computer grafica l'immagine in quanto tale. È stata migliorata perché? Perché è una cosa che deve essere bella da vedere. Mentre quella esattamente alle mie spalle, lì non c'è nessuna computer grafica. Quella è una webcam puntata sulla Terra che riprende. Sono due cose differenti tra abbellire una foto, abbelliamo la foto di una bellissima donna, ma ormai un po' più là negli anni, la donna e lei l'abbiamo migliorata un po'. Una cosa è costruire una donna totalmente al computer e dire con immagine reale. Un po' di differenza. Discord privato, dagli un occhio. 10? Oscar 10, va bene? Chiedili, so, anticipiamo per Marco. I trapezisti dicono anche che la NASA è farlocca e che sono tutti attori che hanno fatto finta di andare sulla Luna per vincere la guerra fredda. Allora, ci voleva arrivare tra qualche istante a questo discorso. Ci voleva arrivare tra qualche istante a questo discorso. Sì, questa è la Terra piatta. Però ci possiamo andare insieme. Sta impazzendo il mio Streamlab OBS. Ok. Allora, cosa succede quando gli chiedi i satelliti? Sono tutti falsi. Ti dicono che le parabole non sono puntate sui satelliti trasmettenti o riceventi, in base a che tipo di parabola hai. Ma in realtà captano da onde prodotte a terra. E la terra è piatta come i miei dobloni, grande Steni. Allora cosa si potrebbe fare? Si potrebbe chiedere a qualsiasi esponente del terrapiattismo di montare una parabola per vedere, per esempio, Sky, ti ho nominato in live gentilmente 6 anni di abbonamento per tutti e mettergli una padella davanti. Ora voi, se avete presente, cioè, sicuramente sì, una parabola ha un punto focale che se per caso voi lo coprite, andate ad accendere la TV e non vedrete niente. Perché? Perché quel punto focale, grazie a quei sistemini che vengono gli antennisti a misurare e a vedere dove puntarlo, punta proprio verso un satellite che trasmette i segnali alla nostra parabola. Mettendo una padella lo blocchi. Se il segnale verrebbe invece rilanciato dalla Terra, la parabola, anche se coperta da una padella, funzionerebbe ugualmente. Quindi qualcosa non quadra già qui. Però loro dicono che comunque sia, le parabole sono fatte in modo, e attenzione, quello che vi sto dicendo non sono mie supposizioni, è quello che ho letto nell'ultimo mese che sto frequentando proprio un gruppo di terrapiattisti e non troll, ma terrapiattisti convinti, un gruppo privato al quale sono riuscito ad accedere, non perché sono James Bond, ma perché sono riuscito a farmi accogliere. Basta guardare una puntata di Holly e Benji. Shh, quello era il mio gran finale. Cioè, Mask, quello era il mio gran finale. Mi ero scordato di salutarti. Grazie, Rico. Oscar, hai capito? Se può stare altri 10 minuti, se no viene subito. Lo butto direttamente in live. Altro esempio, quasi banale: il sole e la luna. Ora, chi di voi abita sul Tirreno? Noi, a Roma, Napoli,
Genova, abitando sul terreno, vediamo il sole tramontare sul mare. Quando abitavo a Catania lo vedevo sorgere dal mare. Io abito sul sole, manda grande. Cosa succede quando il sole tramonta, ragazzi? Effettivamente, se lo guardate guardando il mare, cosa succede? Diventa sempre più grande Il e sole cresce. scende, arriva al terzo orizzonte e comincia a scomparire. Se guardato ad occhio nudo, il sole... No, no, al tramonto, dai, Mandra, si può guardare il sole, dai. Rico, esagerato. Ad occhio nudo, durante il tramonto, soprattutto le ultime fasi del tramonto, ovviamente il sole si può osservare perché è visibile come una bella palla. Di solito è bellissimo, è di colore arancione vivo soltanto perché attraversa strati di atmosfera e lo vediamo rosso. Il sole sorge al mare perché c'è un tunnel in acqua che espelle il sole. No, in realtà la teoria non è questa. Però, cosa dicono loro? Dicono che se tu guardi il sole a mezzogiorno, il sole è enorme. Seguitemi. Il sole è enorme a mezzogiorno. Se lo guardi al tramonto, il sole è nettamente più piccolo. In realtà non è così, non è neanche più grande. In realtà è che quando il sole è a mezzogiorno, per i nostri occhi è già sconsigliato da guardare. Ma se lo guardate per qualche istante, non vedrete il sole, vedrete la luce emessa dal sole, non vedrete la forma del sole, vedrete, causate dalla nostra retina, i cosiddetti lens flare. E vediamo un sole abbagliante, stiamo parlando di giornate serene, che irradia così tanto la nostra iride e la nostra retina da farcelo vedere distorto addirittura. Stessa cosa se lo fate con un cellulare. Però sembra enorme teoricamente. Al tramonto invece, quando si può osservare, sembra piccolino, lo copri con un pollice. Soltanto perché? Perché la luce emessa è sempre uguale, perché il sole emette sempre la stessa luce, ma per causa del fenomeno di rifrazione data dall'atmosfera, noi lo vediamo perfettamente circolare, che scompare dietro l'orizzonte. Grazie mille davvero a Marceline09 per il follow, benvenuto, nuovo seguace. È lo stesso trucco che uso per mandare la foto alle ragazze in chat, Mandra, mannaggia a te. È come guardare una abat-jour o un lampadario. Esatto, Lord, esatto. L'ho detto e qualcuno di noi sarebbe arrivato. Ci speriamo proprio questo. Ya, Marceline. Infatti, se lo guardi con gli occhiali da saldatore, lo vedi comunque piccolo perché non c'è luce. Eccolo, eccolo ora, eccolo. È lì il discorso. Se lo guardiamo così come quando ci prepariamo a guardarlo, quelle rare volte che abbiamo la fortuna di guardare un'eclissi totale di sole che passa sull'Italia, guardandolo con i filtri, vedete quella bellissima palla che ha le stesse dimensioni in cui la vediamo quando va a tramontare, grazie ai filtri. Lo guardiamo grazie ai filtri, si può vedere che è identico. No, loro dicono no. Dicono che è un fenomeno di prospettiva, cioè il sole a mezzogiorno è più vicino a noi e quindi lo vediamo grande, il sole al tramonto è più lontano da noi e quindi lo vediamo piccolo. Insomma, cosa dicono? Purtroppo la webcam cancellerà il mio dito, no, forse ve lo fa vedere. Il mio dito è grande, il mio dito è piccolo. Stesso fenomeno. Più lo allontano, più voi non lo vedete più. In realtà non lo vedete più perché io ho un effetto green screen. Se non avessi l'effetto green screen, lo vedresti sempre più piccolo, fino a scomparire dai nostri occhi. Ecco, loro dicono questo. No, non ti saluto. Mi saluti per fare, ciao fratellino mio. Loro dicono questo. Il sole, quando tramonta, in realtà si allontana dalla nostra posizione
E quindi noi lo vediamo fino, sempre più piccolo, fino a scomparire. Solo perché per effetto di prospettiva lo perdiamo di vista. Ok, è vero. In realtà il Sole lo vediamo più piccolo perché scompare per effetto di prospettiva. Il Sole scompare per effetto di prospettiva. Allo stesso tempo, però dicono che le navi che si allontanano in mare non scompaiono perché vanno dietro la curvatura terrestre, ma scompaiono per prospettiva. E come te lo dimostro? Le guardo con un cannocchiale. Col cannocchiale le rivedo. Quindi se il sole tramonte e lo guardo col cannocchiale, vedo il sole. E no, che c'entra? Il sole non lo vedi col cannocchiale. Spiegatemi, perché questo è il loro ragionamento. Ed è la fiera dell'assurdo. Il sole al tramonto scompare perché si allontana e in prospettiva non lo vediamo più. La nave scompare per effetto di prospettiva e non di curvatura, però col cannocchiale lo vedo e quindi ti dimostro che la curvatura non esiste. E perché non mi dimostri anche che il sole in realtà scompare per effetto di prospettiva guardandolo con un cannocchiale? Perché improvvisamente si fa buio. Ma proprio buio buio, eh? E no, non va bene. E allora, dove si vanno a parare? Che il sole scompare per prospettiva, ma nel frattempo si sposta e quindi non c'è più. Così com'è in realtà. Anche se in realtà non è il sole, si sposta, è la Terra che gira. Ma la Terra non gira, è piatta. Quindi il Sole si sposta, si rimpicciolisce, scompare per prospettiva e compare la Luna, che è un'altra cosa che è sospesa all'interno della cupola. Sole e Luna sono all'interno della cupola e ci dà luce la notte. No, non me l'hai raccontata, però tra qualche istante ne possiamo parlare. Con il cannocchiale, Oscar, amico mio, fratellino mio, io mi peso lontano la bilancia così sembro più piccolo. Grande mandorla, è la stessa cosa che faccio io. Sono riuscito a pesare zero alla bilancia. Cosa interviene poi? Che devono darsi giustificazioni a tutto. Allora, sentite bene. Il sole e la luna all'interno della cupola. Il sole è una grande lampadina piatta a luce calda, tant'è vero, te lo dimostro, che se tu ti metti al sole senti caldo e se prendi un termometro elettronico e misuri la temperatura stando al sole è più calda e più alta rispetto alla stessa temperatura misurata all'ombra. E fino a qua è vero, ci siamo. Ok, il sole è piatto e il sole emette luce calda. Certo, puoi farmi entrare Marco, Oscar. Cosa succede la notte? Arriva la luna è a luce fredda e se ti metti alla luce della luna, la temperatura è più bassa rispetto a se ti metti all'ombra della luna. O meglio, giuro, l'ho letto sotto un portico. Cioè, se io mi metto fuori in un bosco e c'è la luna piena e misuro la temperatura, probabilmente è più bassa alla temperatura allo stesso attimo, allo stesso momento, se mi mettessi sotto un portico. Non perché una volta misuro all'aperto e una volta misuro con un tetto sopra, no, è perché la luna emette luce fredda e la luce fredda, ragazzi, raffredda. Non comprate più condizionatore d'aria. Mettetevi i neon in estate, li accendete e vi mandano luce fredda. Giocano troppo a Minecraft. Buonasera Ed ecco il buon Dark Horus, il mio grande amico Marco, di cui a tutti. vi ho Ciao, narrato qualche istante buonasera. fa. Buonasera a te Marco, tutto bene? Insomma, un po' stanco. Ci credo, è per questo che ti libero subito. Quanti watt è il sole? Tanti.
Ripeti, scusa, non ti ho sentito, Giova. Ho capito che sei stanco, quindi ti libero subito, tranquillo, amico Ah, mio. ok. Volevo sfruttarti per far salire l'hype, come nelle puntate dove tra poco avremo. Non so, Paco Lanciano, però, Ah no? eh. No. Sicuro? Allora, un'altra teoria, e poi però questa la riprendiamo, ragazzi. Scusatemi, così aiutiamo anche Marco che mi sta facendo un grande favore. Un'altra teoria è che gli aerei volano, ma non è che proprio volano normalmente. Perché se la Terra è curva, il pilota deve costantemente stare lì a abbassare il muso dell'aereo mentre volano, perché se non lo facesse, in una superficie sferica, l'aereo andrebbe a sbattere nella cupola. Certo, loro dicono, siccome voi siete sferatondisti, il vostro aereo finirebbe nello spazio. E allora a cosa serve il razzo spaziale? È difficile far capire alle persone che non funziona proprio così. Però io ho la fortuna di avere Marco, che è pilota. Quindi, Marco, Dimmi. quando si pilota, che cosa fa l'aereo? Devi stare sempre a puntare il muso verso terra? Va diritto da solo. E come mai Marco va dritto da solo? Non esci nello spazio? Assolutamente no. E come mai? Perché per arrivare, per vedere la curvatura terrestre, prima cosa devi volare a 17.000-18.000 metri. Per cominciarla a vedere. Sì. Quindi soltanto i caccia e il Concorde Lo faceva. lo riuscivo a vedere anche tu dal finestrino. Però era finto, era un'immagine riflessa. No, era fatto tutto computer grafico. E quindi quando voli, come mai se vai dritto non finisci nello spazio? È che comunque sta nell'atmosfera. Quindi soggetta alla forza gravitazionale È terrestre. certo, è come quando guidi la macchina, non è che. Se salti non vai dritto all'infinito. Bravo. Quindi gli stuntman non usano trucchi strani per restare nella Terra e non finire nello spazio quando fanno i No, salti con perché le se saltano auto. poi arrivano nello spazio pure loro. Ecco. Spiegato brevemente, Marco sale su un aereo, si prepara a decollare, il rullaggio, la richiesta di la presentazione del piano di volo e quant'altro. Decolla per andare dal punto A al punto B. Non devi, quindi mi assicuri che non devi puntare ogni 8 metri il muso dell'aereo verso il basso. Perché Ma anche? Perché la curvatura terrestre, ragazzi, per quanto è piccola la Terra, non è poi così accentuato. Sfatiamo un mito. non mi ricordo quanti gradi è, Allora, per noi geometri, per ricordarcelo facilmente, era 300 metri, 1 centimetro. Ogni 300 metri sul livello del mare medio, dal punto A al punto B, si è abbassato di 1 centimetro. Significa che ogni 8 km per i fisici, che misurano distanze più grandi, dal punto A al punto B, ipotizzandola sul livello del mare medio, si è abbassato di appena 4,73 m. Ora pensate quanto lo devi moltiplicare per cominciare a vedere realmente e quindi quanto devi essere alto per vedere la differenza tra punto A e punto B per vedere la curvatura. E comunque sia, quando un oggetto è in aria, è comunque sia legato sempre alla Terra grazie alla forza di gravità. Quindi un aereo per cui ha la proprietà di volo grazie alle ali, alla spinta del motore, alla portanza, e comunque sia legata alla Terra dalla forza di gravità. Loro dicono, ma se in fase di volo, o meglio, di partenza, di decollo, hai il motore al 100%, se tu li mantieni al 100% per più del tempo necessario per arrivare alla tua quota di volo, comunque sia finiresti nello spazio. No. Perché, Marco, ogni volta che. Ma loro dicono a che quota sta sta cupola, che casomai Non arriva ti fare queste ci sta. domande.
Non ti fai domande strane, perché non supera i 25 km. L'ISS è caduto nel vuoto, ca capita, capita ogni tanto purtroppo. Non trovarti scusa, la Terra è piatta, immagini tutti i pianeti sferici e noi unici per scelta di sistema siamo piatti. Marco, ogni volta che l'aereo deve salire di quota, da quota 0 a quota 2000, quanto Sì. aumenta per il motore stesso la difficoltà nel salire di quota? E in base a un tot di metri, alla carenza di ossigeno, Quindi tutto è legato dal motore. Certo. Ed ecco per cui si usano i razzi per uscire fuori dall'atmosfera, per portare un piccolissimo carico, ma piccolissimo, ragazzi, si intende piccolissimo carico, fuori dall'atmosfera. Il peso in carburante è enorme rispetto al carico. Ma ti parlo pure dei miei, cioè dell'aereo che guido io, Certo. il piccolissimo Cessna, non è che. Ma il tuo Cessna a che quota lo porti? Perfetto, Ma a 5.000 metri massimo. quando tu parti da terra e vai a 5.000, quanto è più sotto sforzo il motore rispetto a quando stazioni a quota 5.000? Perché Ma è un 30%, 30-40%. deve superare la forza di gravità che lo tiene No, ma nemmeno la forza attaccato. di gravità, vabbè, pure. Oltre a comunque la portanza che tiene l'aereo in volo, è Sì. per la carenza d'ossigeno. Quindi deve arricchire la miscela più. È un po' Ma tecnica la cosa. ipotizzandolo in un sistema perfetto, in cui la carenza di ossigeno, la miscela, la portanza non sono fattori che intervengono sul movimento di un oggetto da terra a quota X, e quindi praticamente simuliamo il razzo. Simuliamo addirittura in un sistema perfetto il razzo che poi riesce a mantenersi a quota stazionaria in volo a 5.000 come il tuo Cessna. Sicuramente la spinta che chiede il motore è maggiore quando deve alzarsi da terra per superare il suo momento. No, Oscar, non lo fare. Il suo momento di. Detto il messaggio di Sì, Marco. appunto, ho detto non farlo. Il suo momento, da quota 0 a quota 5.000 rispetto a restare a quota 5.000. È lì il discorso principe. Non puoi pensare che l'aereo esca fuori dall'atmosfera, perché fisicamente al di là del limite strutturale della macchina, quindi di un Cessna, di un caccia. So, no, ti dico che soltanto qualche caccia è riuscita ad arrivare a sentire comunque gli effetti della gravità che si allontanava. Stiamo Cioè, quello. parlando, se non mi Caccia sbaglio, militari, caccia militari. dell'X-29 usato come aereo spia dall'America per la Russia. Ma l'X-29, che era praticamente un razzo chiamato aereo che volava a quote enormi. Ma poi comunque non poteva. Usare, cioè fare una rotta abbastanza lunga perché comunque i motori ne soffrivano. Esatto. Quindi, ricapitolando, non si corregge la rotta di un aereo puntando, il muso verso il basso. Perché? Perché già Ma siamo almeno a. verso nord. Perché siamo già normalmente attratti dalla forza di gravità che ci guida lungo un arco, e in più la curvatura per le nostre quote è talmente minima da non essere visibile. Ma c'è. O almeno spero che anche tu concordi Sa con di me che fatto c'è. quando fanno le rotte nord atlantiche, per esempio da New York a Parigi, Milano, Sì. Ma non è che vanno in linea retta, tendono a puntare sempre verso nord e poi riscendere, sempre per il fatto della curvatura terrestre, per accorciare le distanze. quindi non l'aumentano. Perché questo era il punto che poi volevo introdurre dopo, le rotte commerciali riprodotte sui planisferi. Uno dei problemi che i terrapiattisti pongono è che se devono volare da New York a Milano, come ha fatto ad esempio il nostro buon Marco, loro
sulla loro rappresentazione della Terra, è una linea dritta, devi volare così. Noi invece puntiamo verso il polo nord per poi riscendere. Ma perché sfruttiamo la curvatura della Terra su una distanza così grande? Quindi non è perché non si può volare in determinati posti che si fanno queste traiettorie, ma è per avvantaggiare il volo, Per risparmiare. così come quando addirittura si passa da una parte all'altra degli emisferi, cioè si passa attraverso l'equatore. Guarda, la mappa che hai messo prima dietro, quella là della terra piatta, Sì. se tu tiri una linea da New York a Parigi, per esempio, e poi la fai scendere su una sfera, vedi che la rotta passa verso nord, fa un arco. Ma perché è bugiarda la terra tonda o perché in quel modo si deve volare? In quel modo, per risparmiare tempo e carburante, E accorci le distanze. con questo teoricamente avremmo dovuto già chiudere il discorso, Ma ci perché... stanno tanti altri modi per dimostrare che la Terra è tonda. No, volevo sfruttare le tue conoscenze tecniche, non solo teoriche, ma Quelle anche sono, cioè, queste pratiche. qua del volo sono semplicissime, non è che sono Semplicissime complicate. per chi vuole capirlo, ma per Per accorciare esempio, la distanza io... Marconi ha inventato la radio sfruttando la curvatura terrestre, ma lui non lo sapeva, però, cioè, non sapeva dell'esistenza della ionosfera. No, no. Assolutamente, il fatto che le onde radio Non si trasmettono in linea retta, ma in cerchi concentrici e sì. quando vanno a cozzare contro la ionosfera vengono rifratti. Di fatto, un suo professore di università gli disse che era un imbecille a credere che le Bravi onde ragazzi, così tutti quanti in arena elettromagnetiche entrate, si dai, ho su trasmettessero in dunque linea i miei retta, propri, perché a un certo punto andiamo ad non incontra la arenarci. curvatura terrestre e non può proseguire. Eppure si appellano anche a questo. Nel senso che loro dicono che proprio perché la Terra non è piatta si propaga tutto. Perché? E qui se vuoi Marco ti puoi già sentire libero e ti ringrazio immensamente. Ma di che gioia. Perché loro cosa dicono? Loro dicono che se siamo una sfera senza una cupola che ci sovrasta, l'aria, il gas, l'acqua, in una terra che gira in modo vorticoso, verrebbero espulse nello spazio, si perderebbero. Quindi noi non potremmo vivere. E in questi punti loro si vanno ad attaccare. Allora Marconi fa funzionare la radio perché... La Terra è tonda e si va a sbattere, va a rifrangersi contro l'ionosfera? No, Marconi fa funzionare la radio perché la Terra è piatta e quindi non ha problemi a propagarsi perché la ionosfera non può esistere. C'è la cupola, una cupola solida, impenetrabile. Tant'è vero che il Sole e la Luna sono all'interno e sono piatti, le missioni Voyager, e non parlo di Star Trek, ma Voyager 1 e Voyager 2 che sono disperse nell'universo profondo, sono false. E gli scocchio dietro al ciclone, sì, mi risucchia, prima che mi risucchia. E si vanno ad appellare in queste piccolezze. Che certe volte sembrano spiazzarti, ma realmente questo non può accadere. Perché? Perché grazie alla forza di gravità tutto è attratto verso il centro della Terra. Sbagliato. La gravità, ragazzi, non esiste. Perché tutto... Che cos'è tutto nero, Frafra? Ragazzi, vedete la live nera, voi? I boss era Io ce l'ho terapia... staccata, Giovanni, non ti so. Ok, no, Mandra dice no, nope, no, tutto ok. Allora è Frafra che gli è impazzito. F5. F5, sì. Allora, per loro la gravità non esiste, perché se no non potrebbero dimostrare come mai il Sole e la Luna dentro la loro cupola galleggiano nel cielo. Esiste la densità.
un corpo sta ovviamente attaccato a terra perché è denso, è più denso dell'aria, quindi non galleggia nell'aria e sta attaccato a terra. E il loro ragionamento lo fanno filare perché dicono: allora tu dimmi. Se ci fosse la gravità, come mai non affondano le terre? Loro non pensano che la terra è terra, cioè l'Italia sotto non è vuota, quindi non affonda. Per loro l'Italia, sotto l'Italia, scavi un po', non c'è più niente, poi non c'è il vuoto, quindi dovrebbe affondare. O peggio ancora, quando gli vai a chiedere, ok, e le navi come fanno a galleggiare? Per la densità. Non per i principi della spinta di Archimede, quando si parla di stazza, quindi quanto peso viene rispinto verso l'alto grazie alla forza di Archimede. No, è la densità. Una nave in realtà è meno densa dell'acqua e quindi galleggia. Tant'è vero che poi purtroppo si inizia con le loro fantasie più incredibili, la Bedrock. E sotto la, se buchi la Bedrock, infatti Mandra non c'è niente. Tipo come con l'acqua e l'olio Isca, sì, ma l'acqua e l'olio sono due liquidi che non si possono mischiare, anche se le agiti e poi le lasci fermi, la sospensione si riequilibria. Voglio dire tutte queste stupidaggine, una mezza verità l'hanno detta, che l'aria, comunque quando l'aereo va in volo, Sì. l'aria si comporta come un fluido, Ah, certo. quindi le cose della densità ci sta, però per il resto oggi mi viene da ridere. Sì, ma a me non, il problema è che a me non mi fa ridere, a me preoccupa. Preoccupa perché fin quando nel 1903 il primo libro pubblicato sulla Terra piatta da un terrapiattista vendette 200 copie e se lo dimenticarono in pochi anni, catalogandolo come un allegro contadinotto che ha provato a farci qualche soldo sopra. Nel 2020 centinaia, migliaia di gruppi formati da migliaia di persone che si definiscono terrapiattisti e magari uno è quello che mi porta la pappa di Ares, un domani uno di questi qua potrebbe diventare il mio cardiochirurgo. È lì che mi preoccupa, a me non mi fa ridere. Ma l'effetto Pacman no, non è vero. Questo fermi, fra. L'effetto Pacman in realtà è nato da un troll, ma nessuno mai di loro ha detto che esiste l'effetto Pacman. Questo te lo posso assicurare. Mi sono andato a cercare se hanno mai parlato di un effetto Pacman. No, perché la cupola non può essere oltrepassata, quindi l'effetto Pacman non esiste. Però Giovanni, non credo che un uomo di scienza, tipo un medico, un cardiochirurgo, un uomo di studio, va, creda queste Ok, cose. ok. E lì ti stoppo, perché io vedo il fenomeno terrapiattismo né più e né meno di una setta, una pse, sentite bene, pseudo religione di un credo fondamentalista. Se un bambino nasce in Italia, mediamente è indottrinato cristiano cattolico. Se un bambino nasce in un paese arabo, mediamente è indottrinato islamico. Se un bambino nasce in India, povero lui, potrebbe essere musulmano, shintoista, potrebbe essere, non mi ricordo l'altra religione fondamentale in India in questo momento. Quindi, dove nasci, vieni indottrinato. Se nasci in una famiglia del genere, e viene indottrinato dicendoti perché io ho letto foto fatte sui compiti dei figli dicendo alla maestra non si può permettere a dare a mio figlio un voto basso perché parla di terra piatta, perché a casa sente parlare di questo. E quindi viene indottrinato in questo modo. Chi lo sa, il muccanesimo, dice Mandra, chi lo sa domani chi può essere questo? La nave che doveva partire nel 2020, anche lì ora era uno dei miei tratti, in realtà non trovano un comandante che li porti in giro ora. No, stanno cercando ancora il comandante.
Cosa succede nel momento in cui un bambino cresce in queste culture? Potrebbe davvero arrivare ad alti livelli in una carriera, ma a partire da un preconcetto assurdo. Non trovo una nave. No, in realtà no, Lord. In realtà no, per fortuna no. Ma diventando grande studia e capisce, non, ragazzi, io se, ho sentito. Perché spesso e volentieri in questi gruppi non scrivono, ma lasciano messaggi vocali. Ho sentito, letto e visto video o testo che fa venire i brividi. I brividi. La Terra, anzi, l'universo ha più di 14 miliardi di anni, milioni di miliardi di anni. La Terra ha X anni. No, per loro la Terra è 8.000 anni, qualcosa di. Ieri, la Terra è nata ieri per loro. La Terra è nata letteralmente ieri. Chiunque ha un'auto, un motorino, viaggia in pullman con un motore a scoppio che utilizza la benzina che viene prodotta dal petrolio, non sta utilizzando quello che normalmente noi tutti sappiamo essere un decadimento di un corpo fisico in petrolio, no? Perché i dinosauri non sono mai esistiti, non è mai esistita l'era giurassica, l'era carbonifera, sono cavolate, non esistono. Ragazzi, io ho letto un post di gente adulta che cerca di spiegare come i dinosauri sono stati inventati per poi, cioè pensate alla perversione nostra, non loro, la nostra. Inventiamo i dinosauri per poi giustificare il fatto che la Terra è vecchia perché noi non dobbiamo sapere la verità. Quando parlavamo di gravità mi è venuto in mente Newton e per quanto io possa essere ignorante, immaginando che voi siete più esperti di me, più informati di me, ma comunque sia, quando parliamo di Newton, la prima cosa che ci viene in mente è la mela. Loro, la mela, la mela, Che densità tiene la mela per cadere dall'albero? loro, la mela, quando nominano la mela, inglobano nella parola mela tutte le mistificazioni. È la mela di Eva che gli ha dato il serpente, la cui lingua si può vedere nel logo NASA. La mela di Newton che ha dovuto inventare la gravità, tant'è vero, Newton era pazzo. Newton era pazzo, sì, è vero. Ma è diventato pazzo dopo, quando si è cominciato a fare calcoli cabalistici per la fine del mondo, probabilmente. Ma la mela lo associa al serpente che è associato alla NASA, chiamata Nasona, perché bugie, la Nasona. Ed è tutto collegato. E quando il primo, povero Cristo ha scavato, perché probabilmente doveva seminare, ha trovato, il primo fossile, da lì è. Era tutto inventato, non esistono i fossili, sono tutti fatti finti, tutti. Ho saputo da fonti attendibili che non è vero che la mela gli cade. No, la mela non gli è mai caduta in testa, è una, come si dice, una metafora che lui stesso scrisse raccontando la storia di come capì che c'era una costante che poteva essere calcolata per quanto riguarda la caduta di un grave e quindi la gravità, 9,8 metri al secondo quadro. E questo è un piccolo cenno. Ma è così purtroppo, loro collegano tutto perché tutto deve raccontarci una bugia. Ma una bugia estremamente reale purtroppo. Perché i dinosauri non sono mai esistiti perché la Terra non è così vecchia. E che fa? Non vedi la luna? Che noi vediamo sempre la stessa faccia. Com'è possibile che vediamo sempre la stessa faccia? No, per loro è inimmaginabile che la Terra e la Luna riescono a bilanciare con il moto di rotazione e rivoluzione
la loro posizione assoluta. Per loro è impossibile. Tant'è vero che la Luna ha i crateri. Sentite, la Luna ha i crateri, quindi è per forza finta. Perché se la Luna ci mostra sempre la stessa faccia, i crateri vuol dire che hanno attraversato la Terra. Giuro, c'è scritto, ho letto questo. Vuol dire, gli scienziati cosa ci vogliono far credere? Che i meteoriti hanno attraversato la Terra per schiantarsi sulla Luna? Ma non mi è mai venuto in mente che i meteoriti potrebbero anche avere altre traiettorie, non per forza rettilinea, perfettamente perpendicolare. Ma la Luna oggi è lì, e comunque sia si sposta ogni anno di tot centimetri. E lo possiamo misurare perché noi ci siamo stati sulla Luna, ci sono degli specchi riflettenti. Chiunque di voi si arma di laser speciali, di parabole speciali, può misurare l'esatta distanza tra la Terra e la Luna grazie a un raggio laser. Però loro dicono che è impossibile. In più, siccome i meteoriti l'hanno colpita, è chiaro che è finta. Se fosse vera, non potrebbe avere i meteoriti lì. È il Sole che diventa più piccolo e sparisce. Ma le navi, no. Le navi si vedono all'infinito, basta il cannocchiale. Con il distanziometro Ischia, non proprio col distanziometro, lo trovo su Wish, Lord, non è così semplice, però vi posso assicurare che per esempio spesso e volentieri a Roma, a Castel Gandolfo, almeno una volta all'anno si fa la misurazione della distanza Terra-Luna e si può partecipare tranquillamente. Vi forniscono tanto di occhialetto. Vedete per una certa distanza il laser sparato, poi lo vedete il risultato su uno schermo, perché grazie a una parabola che riacquisisce quel poco di laser che torna indietro dalla Luna e ti dà la distanza esatta. Caso non ci siamo stati, è la Luna che riflette, ma non per gli specchi, per la regolite, certo. Quando gli interessa allora è la regolite che fa riflettere. Peccato che se punti da un'altra parte rispetto a quel preciso punto dove è presente gli specchi riflettenti, non torna indietro il segnale. Va che le navi non si vedono per la render distance quando sono all'orizzonte. Può essere, però se aumenti il render distance loro dicono le puoi vedere all'infinito. Proprio all'infinito. Dai, faccio tranquillo, 1000 km, dice Lord, su cosa? Da Teco, buonasera, perdonami, non ti ho letto prima. QI, cosa intendi? Dat, perdonami, caro. Ah, ecco, ma non No, non credo sono che dell'IT. esistano, scusate, che esistano persone con QI rilevante che credono a questa cosa della terra piatta. Da Teco, purtroppo non è proprio così. Non è proprio così. Uno, perché secondo me il QI non è proprio sinonimo di intelligenza o meno, è più capacità di applicare certe cose. Tant'è vero che nei test di QI è molto logico. Se mi dici hanno una logica bassa, ti do perfettamente ragione. Ma il problema che esponevo poc'anzi è le nuove generazioni. Quando tu cresci in un ambito dove sei indottrinato al cristianesimo, il 90% delle persone continua ad essere cristiano anche quando è in età adulta. Stessa cosa per i musulmani, per gli ebrei e via dicendo. Se cresci in un ambiente terapeutista, quanti di questi non lo saranno più da adulti? Cioè, quando vieni condizionato fin da piccolo dicendo: ah, questi mentono, questo non è vero, la terra è così, guarda, figliolo mio, la terra in realtà è. Sono riuscito a riattivarlo dietro di me? No? È così, è piatta. È lì che dico io. È lì che ti dico. Quando fin da piccolo io a mio figlio dico la terra in realtà è così, ti mentono, ti dicono cavolate, non è esattamente come ti raccontano, non è come ti vogliono far credere, tu credi a me, io sono tuo padre. Quanti di questi da adulti cambieranno idea? Quanti di questi riusciranno a dire: oh, ma mio padre forse mi diceva, o l'ambiente in cui sono cresciuto, non per forza mio padre, mi diceva assurdità.
è che a differenza di quello che ci mostra la webcam sull'ISS, la Terra è davvero piatta e questa è una mistificazione. Dat, grazie mille per il follow e benvenuto, nuovo seguace. Davvero grazie mille per il follow che hai deciso di lasciarmi. È lì la mia paura. È lì che mi sorge il dubbio di quanti di questi riusciranno a cambiare una forma di indottrinamento ricevuta da piccoli. Lasciate stare uno della mia età che per noia, perché è facilmente influenzabile, perché magari per problemi miei non ho potuto studiare, quindi sento due o tre video di gente terrapiattista e dico, oh, però è vero, perché magari mi mancano delle basi per controbattere. Ma io dico, un bambino che viene indottrinato, è lì che mi fa paura. Amo l'astrofisica, purtroppo c'è troppa matematica per studiarla veramente, però amo filosofeggiare su queste cose. Io non sono un astrofisico assolutamente, io sono un semplice, per quanto in realtà mi è piaciuto studiarlo e quindi lo sono diventato geometra. E quindi stasera ho deciso di dedicare la mia live serale a questo argomento perché comunque sia. Mi preme nel mio piccolo, nel mio piccolissimo, cercare di capire come questo fenomeno vada avanti e su quali piccolezze si va a posare. Quindi, continuando nell'attività discorsiva, quando loro si autoconvincono, perché purtroppo è autoconvincimento, che i dinosauri non esistono. Sono stati creati per giustificare un'età infondata sulla Terra. Quando loro dicono, che poi ci sono varie fazioni, quando loro dicono, guarda, semplicemente aprite la Bibbia, perché sulla Bibbia si è fondato il pensiero che la Terra è piatta. No, no, in realtà sulla Bibbia non si è fondato il pensiero che la Terra è piatta. La teologia sulla Bibbia ha fondato una possibile Terra piatta. Nel Medioevo, non nei tempi moderni. Nei tempi moderni c'è una stazione spaziale sopra di noi che ci sta mandando le immagini della Terra. A 400 km di distanza. Sì, circa 400 km d'altezza. E se non mi sbaglio, tra 10 giorni dovrebbe passare sull'Italia. Non vorrei dire una cavolata, tra 10 giorni potrete vedere un puntino luminoso abbastanza veloce attraversare il cielo italiano. Sarà l'ISS. Quando dicono l'ISS non esiste, gli astronauti sono tutti degli attori di Hollywood perché è tutto falso. Perché? Perché disgraziatamente una volta hanno trasmesso, una volta, più di una volta, hanno trasmesso l'addestramento a 0G degli astronauti che effettuano questo addestramento dentro a un aereo che fa un sali e scendi continuo e nel momento di discesa, un po' come quando siamo su un ascensore e scende all'improvviso che abbiamo quel piccolo vuoto allo stomaco, quello è un G negativo. Cioè, per un istante siamo stati più leggeri perché la superficie su cui poggiavamo il nostro piano di riferimento è sceso più velocemente rispetto a quanto è l'attrazione. E quindi per un secondo è stato così. Devo scappare e torno il prima possibile. Guarda, è un piacere, potrebbe essere per me solo un piacere rivederti, caro. Stessa cosa fa quell'aereo. Quell'aereo salendo in quota, andando giù, risalendo in quota, crea degli attimi in cui solo all'interno dell'aereo viene simulata l'assenza di gravità perché relativamente all'aereo siamo senza peso. Ma solo dentro il sistema aereo siamo dentro senza peso. Se vi fosse uno attaccato al finestrino, in realtà, o vicino al finestrino, l'avrebbe l'accelerazione di gravità che lo tira verso terra. È quel movimento, il sale e scendi. Le montagne russe, per qualche istante, frazione di secondo, quando scendiamo velocissimo dopo una salita, abbiamo un istante di vuoto allo stomaco. Quella sensazione di vuoto è il momento in cui, per un istante, la forza di attrazione della Terra è stata battuta dalla velocità in cui siamo andati verso il basso. Più veloce sei sceso rispetto a quanto in realtà sei attratto. Per quella frazione di secondo hai provato il vuoto. Ah, sono qui. Ok, fratellino mio.
Mio fratello ogni tanto se esce così. Però, Che poi c'è da dai. dire pure gli effetti G sulla gravità, G positivi e G negativi. Che piloti da combattimento possono fronteggiare soltanto con una tuta pressurizzata che va a stringere o Sulle arterie per non far con i G negativi sia la visuale rossa che tutto il sangue fluisce verso la dall'estremità testa. ai punti cardi. Ma in questo caso loro lo giustificano dicendo che Ah, pure qua. questo giustificano. Sì, certo. Guarda che loro una giustificazione ce l'hanno per tutto. Tant'è vero che stavo dicendo, la prima giustificazione, gli astronauti quando li vediamo fluttuare dentro l'ISS, in realtà sono riprese fatte dentro quell'aereo. Peccato che quell'aereo ha sì momenti di finto galleggiamento, ma poi riprende la gravità normale, deve ritornare a salire e poi si ributta giù e riperdono la gravità. Se non sbaglio sono 6 secondi, 6-7 Sì. secondi. Sì, è proprio pochissimo, mentre le immagini che vediamo dell'ISS durano anche. Parmitano ultimamente è stato più di mezz'ora a parlare col pianeta Terra dalla sua bella ISS. La Bibbia è piatta, quindi hanno provato a metterla per terra e hanno notato che ogni punto della superficie base della Bibbia tocca terra, quindi è un piatto. Finisce la frafra. Hanno una giustifica pure per me domani al lavoro. Sì, Mandra, gli puoi dire, ho seguito quel pazzo di Ischia che mi ha intrattenuto ieri sera e ho fatto tardi. Puoi usare questa, è Domani me la giustificazione. faccio fare la giustifica al lavoro. Non c'è problema, ragazzi. Voi inviate il modulo e io ve lo firmo. No, me lo faccio prima di vedere i piattisti, guarda. Ah, più facile, più facile. Dici perché voglio diventare seguace, però se no non ti, neanche ti parlano. Quando un insieme di persone deve necessariamente creare una soluzione ai problemi, quell'insieme di persone è nel torto. Quando un insieme di persone trova una legge matematica universale che vale sempre, sempre irriproducibile, per trovare la risposta a una domanda, quella insieme di persone è nel giusto. Noi sappiamo le costanti gravitazionali, noi conosciamo la costante di gravità, noi conosciamo le leggi di attrazione dei corpi nello spazio, le leggi di magnetismo. Loro invece si devono formulare dei sistemi per far quadrare la Luna e il Sole. La dovete immaginare, giuro, questo è divertente, come un uovo sulla Terra. Voi immaginate l'uovo dove il Sole è la parte più larga dell'uovo e la Luna è la parte più piccola. Quando fai ruotare l'uovo, in quello stesso modo ruota il Sole e la Luna sulla Terra. Quando gli chiedi, ok, e perché io no, perché non la conosco, non conosco la formula matematica, anche se ve la so spiegare, ma non la riesco a eseguire. Perché io riesco a calcolare l'esatto momento di un'eclissi? Perché io so in passato e nel futuro quando avverranno e quando sono avvenute le eclissi. Perché esiste un sistema matematico per calcolarle. Esiste un numero costante che sommato o detratto ti dà esattamente il momento di un'eclissi. Se di 18 anni e 11 giorni, se ci sono stati 3 anni bisestili. 18 anni e 12 giorni se ci sono stati più di 3 anni bisestili all'interno del conteggio. Io purtroppo non mi ricordo esattamente le formule, però guarda caso, se andate su qualsiasi sito di calcolami la prossima eclissi, ti dice esatto momento dell'eclissi. No, non è vero, sono gli scienziati che spostano le lune. Aspetta, ora veniamo qui. Ora veniamo qui. Le
Loro cosa, alcuni di loro, perché alcuni dicono non lo so e almeno fanno la figura più pulita. Loro dicono che ci sono due entità che in realtà sono due, perdonate il termine, mi vergogno io stesso, due pianeti scuri invisibili all'interno della cupola che ogni tot si vanno a sovrapporre o alla luna o al sole. Zorak, Zorand, Zorat, qualcosa, no, non mi ricordo, sentendo un nome assurdo con la Z, però questo mi ricordo che inizia con questa. Perché in Pasqua non cade mai lo stesso giorno Isca? Perché Pasqua viene calcolato in base alla prima luna nuova dopo i 40 giorni, ora non mi ricordo esattamente, ma è un Zotac. Non credo sia Zotac, ora, però inizia con la Z. Gohan, sì, va bene. Goku. Dovrebbe essere una cosa. È legata alle fasi lunari la Pasqua, Mandra, però sono ateo, non festeggio la Pasqua Sì, con l'equinozio di primavera, è la prima il luna giorno nuova. di luna piena, sì, dopo l'equinozio. Francamente non me lo ricordo. So che era una legata alla luna, ma non mi ricordo esattamente quale. Rotoi, buonasera carissimo, buonasera. Cosa avviene nella loro testa? Che le eclissi noi le possiamo calcolare, si possono calcolare perché puntualmente questi due pianeti invisibili, che poi invisibili, invisibili dicono che non sono, perché se fotografi bene la luna con certe angolazioni, lo vedi il pianeta che copre la luna. Non è un lens flare. I lens flare non esistono. Sappiate che quando qualcuno vi dice: ah, tu hai fotografato sta cosa, peccato, un lens flare è in realtà il modo del sistema di ingannarti perché stai scoprendo qualcosa e con lens flare ti bocciano, ti fermano, non hai più problemi. Noi oltre al Sole vediamo altre stelle, ma con ritardo. Da lì, legata alle dimensioni della stella, si può dedurre quanti anni è il Sole. Esatto, caso, esatto, bravissimo. È esattamente così si calcola l'età. Ma la vera domanda è, Isca, perché gli scienziati dovrebbero nasconderci il fatto che la Terra sia piatta? Fra, questa è la domanda che fa nascere le peggiori sfuriate. Il perché non si capisce. Probabilmente alcuni temerari dei gruppi dei terrapiattisti si lanciano nell'ardita ipotesi che in realtà, oltre all'Antartide, che vi ricordo che è questo muro circolare che raccoglie la Terra alto centinaia di chilometri di ghiaccio, oltre all'Antartide ci sono i veri padroni della Terra. Non mi chiedete chi sono perché neanche loro lo sanno. Gli Se, estranei. come? Gli estranei. Può essere, può essere. Se hanno gli occhi blu e camminano un po' strani, potrebbero essere gli Il trono estranei. di spade dice Sì. la verità. Ecco, vabbè. L'hai voluto tu, Marco. L'hai voluto tu. Loro dicono che alle volte chi fa parte di queste elite rilascia piccoli segnali all'umanità. Il trono di spade ha un accenno alla terra piatta, con gli estranei e con la barriera. I Simpson, dove una volta Bart Simpson colpisce un mappamondo con un cannocchiale e lo rompe, è per farci capire che la Terra in realtà non ha quella forma, visto che i Simpson hanno predetto il bosone di Higgs, hanno predetto Trump come presidente, stanno predicendo che prima o poi ci diranno che la Terra in realtà è piatta. L'ONU, la bandiera dell'ONU. Spero tutti voi abbiate presente la bandiera dell'ONU. Qualcuno può mettere, no, un link della bandiera dell'ONU? Bandiera ONU, ve la faccio vedere io. Almeno spero di farvela vedere. Se faccio così, e se faccio qui, clicco in screen, no, video capture, non ve la posso Vabbè, far quella è vedere. la mappa zimuttale. E no,
No, no, no, no, no, no, no, no, ve la devo far vedere in qualche modo così. Acquisizione. Dov'è l'acquisizione dello schermo? Eccolo qua. Insomma, aspetta che la metto qua. Trovata. Aggiungi Penso sorgente. che sia lei. Dovreste vederla in live, giusto? E Marco, perché Bravi ragazzi, non sei così tutti mod quanti tu? in arena entrate, dai. Fammi Ah, vedere non lo so. dunque i miei prodi. Andiamo ad arenarci. Ricordami che ti devo mettere il mod. In live si vede quello che sto mostrando? Spero di sì, perché ho dovuto fare una cosa veloce veloce. Questa è la bandiera dell'ONU. Sì, perfetto, grazie mille amici miei. Questa è la bandiera dell'ONU. Beh, questa che giustamente il buon Marco ha dato il nome corretto, se lo vuoi ripetere, carissimo amico mio. Mappa zimuttale. No, Non è lei. sei un mistificatore. Questa è la mappa della Terra piatta. E questa corona di alloro che avvolge simboleggia la barriera. E non vi sto scherzando. Loro dicono che l'ONU, la bandiera dell'ONU, è una di quelle briciole di pane che puoi seguire se sei di mente aperta per capire che in realtà la Terra è davvero piatta. La mappa dell'ONU, una mappa azimutale, cioè prendere un planisfero, aprirlo e vederlo dall'alto, è in realtà la vera mappa della Terra piatta. Io ho scoperto chi è il dio dei terrapiattisti quando leggi, chiedimelo, chi è il dio dei terrapiattisti ora? Questa è la vera mappa della Terra piatta, tant'è vero che l'Antartide non c'è, ma la corona attorno simboleggia, vuole farci capire che c'è questa barriera e oltre non si sa cosa. Parappa de rapper, ma ancora ascoltavo ora. No, cioè, grazie per aver condiviso la vittoria. Oh, grande Mandra, 750 dobloni da solo, grande amico mio. È questa, la loro fissazione è questa. La loro credenza è che tutto può essere riportato sulla loro idea. Guardate, addirittura sotto, neanche a farlo apposta, AZ flag, Azimutal flag, bandiera ONU. No, qua dovrebbe esserci in realtà un FE, Flat Earth. Perché questa è la vera mappa. Tant'è vero che loro dicono, ah, se io viaggio da qua a qua, come ci spiegava il buon Marco prima, da Roma a New York, che bene o male sta qui. C'è bella grande grande? No, però io posso fare così. Apro immagine un'altra scheda. Non me la fa vedere più grande. Grazie, sei un amico. Questa è l'Italia, super giù, Roma è mezza Italia. E qua c'è New York. Voliamo in questa mappa in modo lineare. Su questa direzione, se poi invece la ridistribuiamo su un planisfero, vediamo che facciamo una curva. Ma loro non capiscono. Sì, shift più, però poi mi sballo tutto il resto se premo shift. Non sai cosa c'ho dietro il tasto shift oramai quando E stremo poi in questa questo mappa modo. qua, Isca, la uso pure io quando faccio dei collegamenti con la radio Sì. e punto l'antenna verso la direzione che mi dice perché è graduata intorno, Sì. la vera mappa da zimuttare è graduata. Punto l'antenna e parlo in quella direzione con chi capta il segnale. Scusami, ma perché punti l'antenna? Perdonami, la terra è piatta, dove spari, spari, ci arrivi. Ah, no. Mi stai smontando, Non Gio? c'è bisogno di punti l'antenna, è piatta. Dopo che gli hanno rubato i 2000. Fisio dice, praticamente usano come prove quelle che non sono prove. GG. Sì, esattamente questo fanno. In realtà purtroppo fanno
fanno No, esattamente parlo con i questo. terapiastisti, Oscar. Ma parla con gli alieni, antenna casa, stacca, stacca. No, gli alieni, ragazzi, sapete, l'ho detto più volte, io credo che, visto che c'è anche una formula matematica per calcolare, la possibile presenza di altre, forme di vita al di fuori del sistema Terra, io credo che esistano. Ma anche se esistessero, anche se fossero la razza più distrutta, fossero i Borg, per chi, conosce la saga Star Trek, fossero i Borg che vogliono invaderci, non c'è problema, non lo possono fare, si possono attaccare. Perché la nostra Terra ha una cupola che è insormontabile, è impenetrabile. Ti ricordi il giorno del 14 febbraio, San Valentino? A parte San Valentino, A parte. un venerdì che dovevo fare la live e non l'ho potuta fare, fra fra. Altra cosa. I razzi. Ah, ma noi abbiamo visto razzi e missili andare verso il cielo. No. Voi vedete razzi e missili, ma poi si fermano. Sbattono. Si piantano. Ma si piantano pesantemente. La disgrazia, se mi permettete il termine, è che alcune volte razzi amatoriali o semi-amatoriali hanno montato su di loro delle videocamere. L'abbiamo accennato questo discorso durante una live di Minecraft. Poi vanno nel trash can. I razzi quando vengono sparati, soprattutto questi qua, tra virgolette, amatoriali, cioè che ti metti in una zona desertica, lo lanci e poi lo recuperi. Quando salgono, vuoi per effetto, non vuoi per l'effetto, ma per l'effetto voluto, ruotano lungo il proprio asse. Ruotano proprio perché, grazie alla rotazione, così come i proiettili sparati dalle canne dei fucili o delle pistole, canne non lisce, ma canne rigate da pistole e fucili, ruotando mantengono più facilmente e naturalmente una traiettoria retta. Come si fa a fermare un razzo in rotazione volendo fermarlo? Si attua un sistema che si chiama antispin. Sono due pesi legati al razzo stesso che a un determinato momento vengono rilasciati. Questo peso rilasciato, allontanandosi, legato però al razzo, allontanandosi dal razzo stesso, va in antispin, cioè riduce la rotazione fino a fermarla. Così come fanno da sempre le ballerine di danza classica o chi pattina sul ghiaccio, aprendo e chiudendo le braccia. Lo stesso identico, come posso dire, lo stesso identico principio. O voi che ruotate sulla vostra bella sedia d'ufficio con il perno centrale e volete ruotare più velocemente, chiudete le braccia, se volete rallentare, le aprite. Stesso principio. Bene. Loro cosa fanno? Prendono questi video, prendono lo spezzone in cui si vede che il razzo improvvisamente, mentre sale, sembra che si ferma, perché da quando la videocamera gira, gira, gira e si vede la Terra sotto che gira rispetto al razzo, in realtà è il razzo che gira, all'improvviso si ferma. Non pensano che il fenomeno è quello, ma bensì ha sbattuto. E quindi si è fermato. E poi dicono che il razzo è distrutto. Non è vero. Spesso e volentieri, vi invito ad andarvelo a cercare su YouTube, i razzi arrivano, si fermano, in caduta aprono il paracadute di recupero, atterrano dolcemente a terra e molti di questi hanno delle punte belle appuntite che restano tali, non si deformano, non vanno a sbattere. Semplicemente raggiungono la quota massima che possono raggiungere e poi tornano giù. No, loro mistificando
prendono solo una parte, quello che gli interessa per trovare una soluzione, e ti dico, vedi, ha sbattuto, punto. Purtroppo le missioni spaziali degli shuttle che hanno avuto problemi al decollo e sono esplose al decollo, che è una cosa tragica perché sono morte le persone. In realtà loro dicono che su quelli di shuttle non c'è mai nessuno, perché tanto andrebbero tutte a sbattere. Alcuni sbattono, altri, se vedete bene, la traiettoria è curva, già è uscito fuori dalla linea di visione, è già rientrato. Ragionano in questi ambiti. Il nostro Parmitano, che è stato sull'ISS, è in realtà un pinco pallino pagato per fare l'attore, che poi è l'ultimo degli italiani che è stato sullo spazio. Ne abbiamo avuto altri, Samantha Cristoforetti, abbiamo avuto, come si chiama quello con la barbetta? Marco, se ci sei ancora, ti ricordi come si chiama l'altro astronauta? Mi sto ricordando prima. Barbetta, chiamiamolo Barbetta. Mia moglie suggerisce, chiamiamolo Barbetta. Sono tutti attori e attrici, tutti. Voglio fare anch'io l'attore come loro. Quindi Felix Baumgartner si è lanciato dalla cupola. Quello Felix che ha Baumgartner, fatto il quello che ha fatto il lancio lancio da una 41.000 metri. cosa bellissima, in realtà è falso, era in un studio. Nespoli, bravissimo caso, Nespoli, bravissimo Accidenti. caso, grande caso, Nespoli. Detto anche Barbetta. Detto anche per gli amici è Barbetta. Nespoli si è C'ha la peccato. barba, Nespoli. Sì, c'ha il pizzetto. Ha un pizzetto bello cicciotto, tra l'altro. Nespoli, se per caso ci vuoi venire a trovare, liberissimo di intervenire quando vuoi. Sono queste le cose che poi mi portano a dire, No, vabbè. aspetta, quello con la barbetta era Guidoni. Sicuro? Sì. Era Guidoni. Sì. Era Umberto Guidoni, bravissimo, Umberto Guidoni. Nespoli non aveva la barbetta, cioè il pizzettone. Era Guidoni, è verissimo. Scusatemi. Pizzetto Power. Sì, Pizzetto Power, andiamo nello spazio, tanto è tutto finto. Guardate quella linea di curvatura. Finta, fintissimo. Che è Questo, l'alba? sì, probabilmente è l'alba. Attenta alle spalle, ovviamente. Che vuol dire attenta alle spalle? C'è un telepiattista dietro di me. Mi ha beccato. Sì, l'alba, il sole che sorge dalla curvatura. Vedete quanto è piccolo? Ora diventa grande. Non perché si sta sfocando tutto. Guardate come si comincia a sfocare. Il fenomeno che vi dicevo prima. Diventa sempre più grande perché? Perché perde definizione, né la videocamera senza filtro, né il nostro occhio senza filtro riesce più a definire quella palla meravigliosa che ci manda la sua luce 8 minuti dopo, con un ritardo di 8 minuti rispetto a quando è stata davvero emessa, o qualcosa del genere, se non ricordo male. È davvero questo che alla fine mi lascia dire. Vabbè, però forse siamo salvi, forse questi davvero non potranno mai andare così avanti. Perché quando si hanno delle prove empiriche, fisiche, dimostrabili, loro cominciano soltanto a dire, ah, è tutto compartimento stagno, è tutto un inganno, e quando ti cominci a nascondere dietro dogmi, vero Chiesa Cattolica? O dietro è tutto un inganno, una copertura, un'azione dei debunker, ormai parola iperabusata, io tiro un sospiro di sollievo perché dico, è probabile che in realtà loro siano un fuoco di paglia che si spegne, o che spero si spegnerà presto. Detto questo, se vogliamo interagire, vogliamo fare un batti e ribatti, mi farebbe molto piacere con voi. Se avete qualcosa da aggiungere, se magari qualche
punto l'ho analizzato male, oppure se ho dimenticato di parlare di qualcosa, mi farebbe piacere davvero con voi poter avere un peer-to-peer, uno scambio diretto insieme a voi. Ma scusa, se il sole è piatto, quindi anche la velocità della luce è falsa. La velocità della luce è calcolata per dimostrare quello che cerchiamo di nascondere, Mandra. La velocità della luce è fatta a uso e consumo di una bugia che perpetriamo. Quello che ti dicevo, i dinosauri ce le siamo inventati noi per giustificare determinate cose. Stessa cosa la velocità della luce. Te l'ho detto prima, la luce del sole è luce calda e quindi se tu ti misuri la temperatura al sole è più alta e la luce della luna è fredda, quindi se tu misuri la luce e la temperatura alla luna è più freddo, quindi si sono inventate anche la velocità della luce. E quindi come faccio a sapere che velocità devo superare per viaggiare nel tempo? Tu cominci a correre. Il peer-to-peer dell'Applied. La mia unica domanda seria stasera è: i dinosauri, come si sono? Non ci sono mai stati i dinosauri, Oscar. Ne sono tirato a loro le ossa. Oscar, i dinosauri, loro dicono che non ci sono. Allora, perché loro dicono che non ci sono stati i dinosauri? Perché la più quotata idea di come si sono estinti i dinosauri è a seguito di un inverno nucleare causato dallo schianto sulla Terra di un enorme meteorite. Sembra che cioè, no, sembra. È probabile che questo meteorite è quello che ha diciamo, disegnato la forma del Centro America. Che Nella se penisola dello Yucatan. esatto, dove quella mezzaluna che vediamo nel Centro America, in realtà, se potessimo vedere, cosa che facciamo grazie ai georadar e via dicendo, il fondo dell'oceano si ricompone con l'altra mezzaluna perché è lì che si sarebbe schiantato questo meteorite. Il problema è che se c'è la cupola, il meteorite non si può schiantare. E siccome la cupola c'è, il meteorite non si può schiantare, i dinosauri non esistono. È lì il cerchio che si chiude. Dai, se ci pensi bene, hanno ragione loro. Io non ho mai visto un dinosauro. Allora i musei sono tutto un complotto. Certo, i musei sono tutto un complotto. Allora la Galacticraft e l'Advanced Rocket sono fuffa. Dai, Sono non può dire, ma fatti. la sto cominciando la Galactica. Ecco. Di cosa è fatta sta cupola? Lord, è un materiale indistruttibile. L'unica cosa che ti interessa sapere è che stai tranquillo, è un materiale indistruttibile. Perché senza di quello l'ossigeno volerebbe nello spazio, se la Terra ruotasse l'acqua si disperderebbe, per forza di rotazione l'acqua si disperderebbe nello spazio, l'atmosfera non potrebbe esistere, noi saremmo tutti morti. È una domanda perché mi brucia il sole? Perché ha luce calda, Mandra? Il sole ha luce calda. Il sole permette la fotosintesi clorofilliana perché chi l'ha messo lì è intelligente, mica è stupido. E ha luce calda il sole, ecco perché ti bruci. Ma alla luna ti sei mai bruciato? No. E allora tu dimmi. Ti giuro quando ho letto quest'altro. Noi perché vediamo la luna? Un fenomeno di rifrazione dei raggi solari illumina la Luna e noi vediamo la Luna. No, non ci sono più. La Luna emette luce propria, perché è luce fredda, emette luce propria. Non è più. Perché se invece fosse un fenomeno di rifrazione solare, perché alla Luna non ti bruci? E perché tra l'altro alla Luna è più freddo? Vedi che non può essere che una forma di rifrazione? È che la Luna emette luce propria e ha luce fredda. La testa è piccola, come la faccio quindi? Pro in manilium, Lord. Allora, Mosè, sono andato, cosa ha fatto la cupola? Scusami, io ho tutte le luci fredde in camera, mi accese. Ma c'ho freddo, come devo fare? Devi fare a luce calda, Oscar. A luce fredda raffreddi, a luce calda riscaldi.
La luna è a luce fredda e se tu, loro dico, fate questa prova, loro dicono. Prendete un termometro e lo potete fare, risulta, e poi vi spiego io perché risulta ovviamente. Prendete un termometro elettronico, andate a misurare la temperatura ai diretti raggi della luna. Poi mettetevi all'ombra della luna, coperti, e misurate la temperatura, guardate che la temperatura è più alta, perché la luna emette luce fredda che è fredda e raffredda. Non perché se sei al coperto, ovviamente per un fenomeno fisico, c'hai una cupola sopra di te, hai un tetto, e quindi il calore si disperde in un modo peggiore perché viene trattenuto dal tetto e quindi c'è più caldo. No, è perché la luna è a luce fredda. E se non lo capite, siete degli ignoranti. Perché la luna è fatta di formaggio. Questa è un'altra cosa, Fisio. Grazie, Fisio. Ti adoro. C'è un film dei primi del Novecento che fa vedere che sparano un proiettile con dentro delle persone sulla luna. E loro dicono che quel film era anche quello. Non sto scherzando, era anche. Ora ti leggo caso. Era anche quella una mollica di pane. Tant'è vero che quella proiettile sparano le persone dentro verso la luna. Si vede che la luna è piatta. Si vede che è vicino, non è lontano. Perché ti volevano già far capire all'epoca? No, perché è un film dell'inizio della cinematografia e non sapevano neanche che come cazzo si ci arrivava sulla luna. E perché il microonde non usa una lampadina a luce calda? Perché sei un ignorante, Mandra. Tu butti il microonde, comprati una scatola e gli metti una lampadina a luce calda. E che in realtà è vero, una lampadina a luce calda, se parliamo di lampadine come quelle di certi banconi o nursery, sono fatte apposta, e tu proprio Mandra, tu lo dovresti sapere, perché si usa anche nelle nursery quando i cani o i gatti, tutti i cani, partoriscono quelle belle lampadone. Leggo caso. Ma quando ho sentito che c'è un disco che non si può vedere, che impedisce al sole di illuminare di notte, sono svenuto, Isca. E l'ho detto prima, quel disco è anche la causa dell'eclissi. Sono due pianeti, non sono, sono due pianeti piatti all'interno della cupola, che oscurano per creare gli effetti della dell'eclissi. Non ci posso credere. Cosa era un cartone, caso? No, era un film, non era un cartone. La luna di formaggio? No, quello del proiettile con le persone sparate verso la luna non è un cartone, è un film. Ah, bugia, ho toccato le luci e mi sono scottato ed erano a luce fredda. Non è vero, Oscar, tu fai parte del sistema. È tutta una questione di marketing, dice Lord. Non possono fare il latte lunare o con protezione lunare. Io lo uso per il terrario. E sì, Mandra, quelle sono le lampadine che dicevo che riscaldano. Ma trovare giustificazione, trovare non giustificazione, ipotesi, perché poi ci danno dei complotti. Siamo noi complottisti, non sono loro. Attenzione, perché noi creiamo un complotto per nascondere a loro la verità sulla Terra, anche se loro la sanno, tant'è vero che la divulgano. Ma siamo noi che creiamo i complotti. Allora, tu creami i dinosauri così ci inventiamo che c'era una cosa prima e sono morti per colpa di un meteorite. E così giustifichiamo che i meteoriti possono entrare sulla Terra. Vi ricordate qualche anno fa in Russia che è caduto un giocattolino di meteorite, una caccola di meteorite? E ha fatto... Era l'onda energetica di Goku. Cavolo, ecco, sapevo che c'entrava sempre Goku. E ha fatto davvero danno, se non mi sbaglio ha provocato anche qualche morto, non per il diretto fatto del meteorite, ma perché l'onda sonica, distruggendo i vetri, ha creato gravi danni. Da dove è entrato quel meteorite? O se glielo chiedi, è un missile. Era un missile. Ah, si chiama Viaggio nella Luna il film. Esatto, Viaggio nella Luna. E non era nemmeno Saiyan, dice Lotto. Ma la crema solare la posso usare anche di sera, tanto lei che ne sa quando lo uso. No, non la puoi usare di sera. Per la sera ci vuole il latte di luna. Dio mio. Poi, Dio mio, voglio dire, anche questo
fuffa. Ma questa sarà un'altra live. Questa sarà una, vi prometto, un'altra live non sui terapeutisti, ma sulla fuffa che dicevo prima, quando vieni indottrinato in un certo modo. Io sono stato indottrinato cristiano, fino a un certo punto della mia età sono stato cristiano, credente, convinto, più o meno. Poi ho cominciato a leggere, studiare, approfondirmi, incuriosirmi, cercare delle risposte, e ho lasciato perdere. Ma nettamente, tanto è vero che mi professo ateo convinto. Ma sul discorso terra piatta, purtroppo ho la stessa paura per l'indottrinamento. Questo ve l'ho detto e questo è quello che mi spaventa di più, solo ed esclusivamente questo, il fatto dell'indottrinamento. Perché poi, se analizzate con un minimo di criterio, sommare tutte le fantasie che si devono inventare per poter giustificare il loro sistema di terra piatta, crolla sempre e comunque. Quando un omino capì che a mezzogiorno ad Alessandria d'Egitto, ovviamente, non Alessandria d'Italia, Alessandria d'Egitto, il sole cadeva perpendicolare dentro il suo pozzo e ad Assuan cadeva con 5 gradi di differenza, fece due calcoli matematici e disse: ci siamo circa 36.000 chilometri. Si era sbagliato di poche migliaia di chilometri quando calcolarono per la prima volta la circonferenza terrestre, però. Ma lo sai che se guardi in un telescopio non stai guardando l'universo, ma un filmato che la NASA ha inserito nel telescopio. Scusate, NASONA, non NASA. Certo, se voi andate a smontare i telescopi, troverete da qualche parte dentro il telescopio una forma di monitor con un SD e là dentro c'è il video dell'universo. Ah, dove... lo specchio del telescopio è un monitor, ok. Certo, perché non lo sapevi? No. Ignorante! Sei un ignorante! Altra domanda quasi seria. Il puma che hai sulla felpa è curvo ma sta andando dritto o viceversa? Perché io lo vedo un puma inverso dopo tanta velocità, sai come funziona? Mannaggia. Oscar ti odio. Comunque sia, sì, è vero, un po' di... puma rampante. Questo è un puma rampante con la fisica inversa. Con la fisica inversa. Ragazzi, scusate, lo devo dire. La fisica inversa esiste. Se esiste la terra piatta, esiste anche la fisica inversa. So che questo interessa a pochi di voi, perché è un discorso più mio, di Oscar e di Marco. Un giorno ve la racconterò, la fisica inversa. No, i telescopi amatoriali sono tutti facilmente truccabili. Se tu vai a guardare la Luna, in realtà la vedi che, se la guardi bene, la capisci che è piatta. E ho dimenticato una cosa importante. Vedete quante cose. Non lo toccare, che da rampante a ante un attimo, fratellino. Allora, noi siamo in Italia. Tutti quanti noi, da Milano a Gela, da Aosta a Bari, se guardiamo il cielo, vediamo lo stesso cielo. Però se io, mia moglie e Ares, prendiamo l'aereo e ce ne andiamo a Lima, dove vorremmo andare, e guardiamo il cielo, vediamo un cielo diverso dal vostro. Noi vediamo la croce del sud, voi vi attaccate, la croce del sud non la vedete. Perché? Perché mi cambiano il cielo sopra la testa. Vediamo pure un sacco di stelle. Cambiano le lampadine che vedi sopra la tua testa. Non lo so chi si mette a cambiare le lampadine. La croce del sud, che si vede solo quando dall'equatore vai verso il sud del mondo, è soltanto una porzione di cielo che è cambiata per vederla tu. Posso fare l'elettricista? Dice Marco. Scusi signora, posso fare io l'elettricista? Sì, vai. Vabbè, ma danno un lavoro a un sacco di persone. La croce del sud, che in il guerriero non esiste. Però no, la quella... le tu, aspetta, eh? Aspetta, la croce del sud era shun, che Oliver.
Sauzer e il carro era il buon Ken, anche se in realtà gli ha fatta. Non parliamo di cartoni animati. Lui le 7 stelle di Hokuto, non so le 7 stelle di Hokuto. Gliel'ha fatto quello che si ci trombava la sua donna, quello biondo con i capelli lunghi. Le ha fatte lui con le dita, non erano, non so, quelle, le cicatrici, non diciamo cavolate. Se vai in Australia, vedi la luna a testa in giù ed è per questo che è impossibile che la Terra sia sferica, se no tutti quelli dell'emisfero australe cadrebbero. Certo, quando tu sorpassi le, secondo loro, e non sto scherzando ragazzi, abbiamo detto che la gravità ci attrae verso il centro della Terra. Verso, non il centro della Terra, verso il centro di gravità della Terra. Loro sono davvero convinti che se tu sei sotto l'equatore, cioè verso il sud, oltrepassando l'equatore, in un'ipotetica terra sferica, ipotetica, tanto più ti avvicini al polo sud, semmai dovesse esistere, perché in realtà il polo sud è quella cintura attorno, facciamo finta che esiste, se tu fossi proprio al polo sud, moriresti perché stai a testa in giù. Loro sono convinti che se in un sistema sferico, o meglio, una palla, tu stai verso il basso, stai a testa in giù perché il sangue ti defluisce. È la gravità! Ma abbiamo parlato di gravità. Ah, vero, non esiste la gravità, esiste solo la densità. Ho sbagliato io. Ho capito tutto, Isca, stasera sto parlando non dei telepattisti, ma di The Truman Show. Truman, ti amo, fratellino mio, vi amo, tutti voi, ad uno, sono innamorato di ognuno di voi, uomini, donne, maschi, femmine, cani, gatti, vi amo tutti. The Truman Show è un altro film dove lui prende una barchetta, ve la ricordate la scena? Prende una barchetta e va a sbattere contro la fine della sua cupola. Sale le scale e arriva all'esterno. Mi credete se viene portato come un altro esempio di piccola traccia di pane lasciata a noi? E il film più recente, Upside Down, stessa cosa, anche lì. Siccome siete una mezza sfera, mezza cupola, ci lasciano perché da una parte siamo la Nasone e tutto il resto, tutto Hollywood, però lo stesso Hollywood a chi ha gli occhi per vedere la verità rilascia perle di verità. E io impazzisco. Cioè, o dici che ci ingannano, o dici che non ci ingannano. Non Sto puoi. intendendo come Leonardo DiCaprio in Inception. Sì, ma è così. Perché, allora, se io dico Marco, è una cattiva persona perché fa questo, questo, questo e quest'altro. Non posso dire che Marco non è una cattiva persona perché fa le stesse cose per cui io dico che è una cattiva persona. Non ha senso. Se io dico che Hollywood e la Nasona ci ingannano, come faccio poi a dire che però lo stesso Hollywood e la stessa Nasona rilasciano piccole verità? O ci ingannano o ci dicono la verità, scegliete. Non può essere buono quando vi serve e cattivo quando non vi serve. Non ha senso, non ha basi. Così come non ha basi il vostro discorso che se sto al polo sud sto con la testa sotto sopra e muoio. Non ha proprio basi. Ho capito tutto stasera. No, quello l'ho già letto, scusatemi. Mi saluti dal fuori, sto cercando. Cioè, Oscar con 4 account cerca di guadagnarsi dei doblone Bravi bis. ragazzi, così tutti quanti in arena entrate, dai, or su dunque miei prodi, andiamo ad arenarci. Io è solo qui che mi perdo. Quando cercano da una parte di dire che sono bugiardi, da una parte di dire che in realtà dico la verità. Ma perciò in Africa sono. Non mi fa leggere certe cose. Gli va il sangue in testa, no, in base a dove stiamo parlando? Cioè, sotto la linea dell'equatore gli va il sangue alla testa, sopra no,
sopra su Sta a tre quarti. Sì, alcuni paesi sono a tre quarti. Se ti vuoi divertire, guardi il film American Swoon. Caso, caso. Ma secondo te, ora tra me e te, il nostro Paolo, non me lo sono andato a vedere? Tra me e te, il nostro Paolo, non me lo sono andato a vedere? E uso soltanto il nome. È ovvio che me lo sono andato a vedere. E stavo morendo! Stavo morendo! E lì il discorso degli specchi, non ci sono gli specchi. E perché se non lo punti proprio in quel punto il laser, esistono delle coordinate su cui puntare il laser, non torna indietro? Che tutt'altra parte l'hanno tolto il materiale riflettente, lì l'hanno lasciato. Ma dai! E questa allora. Che poi non ci sei potuto. Cioè, non è che è finto tutto, non ci sei potuto andare perché se io e Marco. Se io pago Marco stasera, dico Marco, domani fai il pieno, fai tutte le modifiche possibili all'aereo, pago tutte cose io, domani andiamo sulla Luna. Perché io e Marco, se la puntiamo, visto che è dentro la cupola, ci arriviamo sulla Luna con l'aereo. E nessuno mai. Non c'è mai stato uno che è salito in mongolfiera, i fratelli mongolfiera, quelli che fanno il giro del mondo su palloni aerostatici dentro mongolfiere ipertecnologiche perché sono camere iperbariche praticamente. Non hanno mai visto questo inganno, nessuno ha mai fatto una fotografia. Oh, guarda, guarda, tu vedi il sole così, ma io siccome sono salito più in alto del sole, ho visto che in realtà è di taglio. Leonardo Nesi Man in Vespa, grazie mille per il follow, benvenuto, nuovo seguace. Nessuno mai ha visto questo. Chi ha fatto voli in alta quota con palloni aerostatici, chi ha montato una videocamera su un pallone aerostatico, un pilota militare, uno che dice basta, io voglio dirvi la verità, non esiste. Eccola qua la fotografia, vedete? Questa è la fotografia del. No, sto dicendo un Sono pilota. tutti d'accordo. Mia moglie subito si è messa a vedere se c'era la Sono foto. tutti d'accordo. C'è un pazzo terapeutista che è costretto a un razzo, è finito in coma in ospedale e si è risvegliato sostenendo aver sbattuto. E dici quello là con la tuta gialla e nera, capelli bianchi in Texas? Ma Ci vuole riprovare. ha sbattuto da piccolo, è caduto da seggiolone. Beh, ha detto, è vero, ha sbattuto, ma da piccolo cadendo dal seggiolone. Sono tutti pagati dalla. Sì, ma no, in realtà no. Scherzando, noi diciamo sono tutti pagati, la NASA. No, in realtà loro come continuano a giustificarsi? Parlando di compartimenti stagni. Nel senso che. Marco ha una società che produce i portelloni. Ah, non lo sapevo. Caso ha la società che produce sistemi elettrici. Io i motori, computer inside, le donnine nude, no, altre parti di pezzi per un razzo che ci porterà sull'ISS. Tutti noi crediamo di lavorare a quel progetto. Non vedo vita. Tutti noi crediamo di lavorare a quel progetto. Solo il committente sa in realtà i nostri componenti che fine faranno. Noi lo facciamo perché credendo che davvero preparano quel razzo e lo portano sulla Luna. O meglio, sull'ISS, che porteranno la gente sull'ISS. Soltanto un piccolo gruppo ristretto di non più di un centinaio di persone in realtà sa che lo mandiamo là in alto, poi lo facciamo girare dietro a una nuvola, lo facciamo sparire, chi si è visto si è visto. Stavo per dire lo facciamo girare dietro la curvatura terrestre. Oddio mio, sfatavo il mito terrapiattista, da terrapiattista sfatavo il mito. Quindi a compartimenti stagni dicono che tutte le aziende che collaborano alla costruzione di un razzo che porta l'ISS credono di farlo, ma poi il gruppo ristretto sa come pilotare tutto per far sì che
nulla si sa più oltre. Quindi non è vero che pagano tantissime persone, sono soltanto una piccola elite. Perché se no, giustamente dici, come fanno milioni, centinaia di migliaia di persone a mantenere un segreto? No, sono in poche centinaia che lavorando, facendo lavorare il compartimento stagno, fanno sì che il segreto si possa mantenere. Stiamo tutti pieni soldi, dice l'Oscar. Domani ti mando il curriculum alto computerizzato. No, è Enel che crede di guadagnare perché la Nasone gli ha fatto il lavaggio del cervello. Ma le nuvole esistono? E lì è un problema, Mandra. Non lo so, cioè, no, le nuvole non l'ho ancora capito. Fai presto, Lord, che ormai Isca ha detto tutto. Affrettati, che da domani avrò tante richieste. Le ha tolte, se no lagga. Allora, le nuvole. Le nuvole. Allora, dicesi nuvola. Le nuvole dovrebbero esistere. Il fatto è che le nuvole si muovono e potrebbero andare a sbattere contro i bordi della cupola, addensarsi tutti sui bordi e potrebbero essere dei problemi. Quindi qualcuno, loro, gli altri, gli esterni, non si sa, riescono a manovrare i venti, e scordate gli alisei, sono tutte cavolate che vi hanno raccontato a scuola. Riescono a manovrare i venti come vogliono per dirigere le nuvole dove vogliono, ma la NASA nell'ultimo periodo, perché per la Nasona c'entra sempre, la Nasona nell'ultimo periodo si è inventata, e vi giuro che è così, cioè, lo dici, credono, le scie chimiche per invertire un po' il meteo. La NASA non hanno soldi per dei bei server. Le nuvole Draco sono buone. Esatto. Vedi caso, tu hai scritto delle scie chimiche, io l'ho dovuto dire prima che di leggerti, perché purtroppo è così. Nuvole uguale zucchero filato, quando non le vediamo sono quelli che cambiano la lampadina che se le mangiano. Giova, Ma perdonami. chi le paga le Marco, lampadine? grazie Madonna. mille, grazie mille No, davvero, grazie. Marco. Grazie davvero mille. Davvero, grazie mille caro, e scusa se ti ho trattenuto un po' troppo. Figurati. Buonanotte, carissimo. Mi hai fatto capire nuove cose. Vabbè, c'è sempre da imparare. Notte a tutti, raga. Bella. Salutiamo tutti, Marco. Ciao Marco! Ciao, buonanotte a Notte, tutti. notte. Ma se una cupola, i venti sono fatti da ventilatori, da qualche sistema nascosto oltre le mura di ghiaccio. Tutto. Allora, tutto quello che non è una risposta, Mandra, questo lo devi capire. Guarda che non risparmio. Tutto quello a cui non ti sei dato una risposta è perché sicuramente avviene oltre la barriera del trono. Mannaggia a te. La barriera di ghiaccio che è l'Antartide che circonda la Terra piatta. E non ti scherzo. Quando loro non arrivano spalle al muro, ma allora il vento da dove viene prodotto? Se siamo dentro una cupola chiusa, il vento non può essere prodotto. La risposta è: viene sicuramente prodotto dagli altri oltre le barriere di ghiaccio. Ciao Marco, mi raccomando, i portelloni. Lo scioglimento dei ghiacciai non è vero. Chi te l'ha detto che si sfolgono i ghiacciai? Quelli sono tipo mine. Questo l'ho letto pochi giorni fa. Quando troppe imbarcazioni un po' strane si avvicinano alla parte sud del mondo, loro rilasciano zone controllate di ghiaccio, in modo che le navi hanno problematiche a navigare e se devono tornare indietro. Insomma, è una specie di. Vi ricordate la bolla, sempre Simpson, quando lui viene rapito perché. No, lui viene rapito, lui viene portato in un'isola perché non mi ricordo quale cazzata ha detto, ma era vera, e i poteri forti non volevano che lui facesse da portavoce di questa notizia, lo portano dove c'era il vero uomo che aveva inventato la Coca-Cola, io so il segreto di qua, io so il segreto di là. Quando prova a scappare, c'è una bolla che lo insegue per riprenderlo. Beh.
ai confini della zona sud del mondo succede il contrario. Arriva un iceberg, perché i ghiacci si stanno sciogliendo, che ti fa allontanare. Non esca, le nuvole sono la barriera, perché le nuvole cadono contro la cupola e si solidificano. Notte a tutti, Marco, notte davvero, grazie mille. Vedi, sbaglia pure a scrivere, mi sa che Portelloni l'ha preso in testa. No, Marcuzza, anzi è stato così gentile, davvero, davvero così gentile da farmi compagnia e darmi la mano. E questo è lì il trucco. Quando li metti troppo spalla al muro, tutto è gestito al di fuori dell'Antartide. E quindi io non lo posso sapere. Dimmelo tu, avanti, poi divento arrogante. Dimmelo tu allora come succede. I venti, e come si creano i venti? Vai a spiegare l'evaporazione, quindi masse d'aria che si spostano, e differenza di pressione barometriche che comportano una compensazione, perché l'aria si compensa e quindi crea delle correnti ascensionali e sposta miliardi di tonnellate di aria da una parte all'altra, e quindi crea venti, o venti costanti, gli alisei che spirano sempre nella stessa direzione, perché la rotazione è il nigno, è il cambiamento di temperatura tra una parte e l'altra. No, no, tutto cavolato. 10 più 10? Cosa è 10 più 10, Lord? Scusami, mi sono perso. Cosa 10 più 10, amico mio? Io vado a fare pipì, spero che la densità dell'urina non sia più bassa dell'aria. Se no ti pisci in faccia. Lord, 2 minuti dietro la lavagna. Sì, se è più bassa sei fregato. Dipende, Marco. Se sta dalla parte con la cioè, là, che sta in testa. Ah sì, quanto sei terrone rispetto al mondo, quanto sei terrone? Perché se sei troppo giù, quando fai la pipì, tutti se la fanno in faccia. No, questo non lo sapevate. Se stai a testa in giù, quando fai pipì, se sei troppo terrone del mondo, se sei troppo al sud del mondo, te la fai in faccia. Tutti quanti che si lavano la faccia la mattina e pisciano allo stesso tempo. Ho studiato, ho capito tutto. Occhio, Mandra, controlla il destro oltre l'equatore. Sì. Ragazzi, allora, noi l'abbiamo presa anche alla leggera, perché alcuni punti siamo stati un po' troppo pesanti, però purtroppo sono qui le incongruenze. Questa bellissima immagine che vedete che si muove dietro di me è fatta dentro qualche studios. Quella, aspetta, mi devo guardare, che mi guardo in qualche istante. No, quella lì, quella lì è un po' modificata, tant'è vero che l'ho coperta, è un po' modificata, ma è modificata, ripeto, nella saturazione dei colori, nell'illuminazione, nelle artefatti visivi, per essere bella da vedere. Ma l'immagine è reale, è soltanto migliorata. Quella dietro di me invece è proprio così. Non ci inventiamo santi, è questa. E loro dicono che questa invece è inventata. È inventata perché non c'è niente. Avete mai visto voi un satellite? Avanti. Sì. L'avete mai visto un satellite? No, non è vero, tu non l'ha mai visto nessuno. A parte i satelliti, cioè so di dimensioni che fanno ridere. Ci sono satelliti della stessa dimensione della sedia in cui io sono seduto. Pensate a più di 500 km altezza, quindi 500 km di distanza, legge la prospettiva, dicevo prima. Quanto è passata mezzanotte, i bambini sono a letto. Quanto cavolo è piccolo visto da più di 500 km di distanza? Allora no, non ci sono. Che cosa? Quanto il cervello di terapia. Sì, alcuni sono piccoli contro il cervello di terapia. Ma allora, è per quello che tavoli, sedie, divani, eccetera, eccetera, sono dritte e non curvi? Certo. Ripeto, se ogni 100 metri, no, 100 metri, dal punto A al punto B, c'è un decadimento di 100 metri dal punto A al punto B, 1 millimetro sul livello del mare medio, ipotizzando il mare a zero,
da una parte siamo a 0, da una parte siamo meno 1 ogni 100 metri, meno 1 millimetro ogni 100 metri, meno 1. Però in realtà sedie e divani sono dritte e non curvi perché però la terra è piatta. Però qualche designer illuminato li ha fatti. Sì, certo. Perché so, le scarpe non sono curve? E perché la proporzione 100 sta 1 come... Io c'ho il piede lungo 34, 35 centimetri. Quanto è lungo il mio piede? Boh. Oddio. Fate la proporzione e vedete quante rispetto al vostro piede quanto è la curvatura terrestre. Lo Sputnik aveva circa 58 cm di diametro. Non guardate le mani, guardate le braccia. E si sentiva. Ragazzi, gli americani quando hanno sentito per la prima volta il che faceva lo Sputnik, si sono cacati, si sono infilati nei rifugi antiatomici, perché quel plin 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 li ha fatti cacare. E la Terra non può essere piatta se quello c'era e sono registrato. Dov'era? Ha sbattuto. Ok, allora si spiega tutto il campo delle Benje di 7-10 km. Sì, super giù, sì, ecco che ci mettevano 7-8 puntate per fare da porta a porta. Tranne che c'era un super tiro che da porta a porta arrivava in un secondo, curvando il pallone, quindi la terra è curva. Se loro hanno la giustificazione che la bandiera dell'ONU è in realtà il mondo com'è, io ho la giustificazione che il mondo è curvo perché il pallone delle Benje era curvo. Il tiro della tigre di Mark. Riassumendo, mi auguro solo e soltanto che l'indottrinamento in un prossimo futuro non porti gente ad elevate livelli di società con una mentalità del genere, perché ripeto, puoi credere che la terra è piatta, che è tutto un inganno, però non mi sai dire il motivo per cui ti inganniamo. Finisce lì, contento tu, mi dispiace per te. Ma se con l'indottrinamento le prossime generazioni cresciute in un ambiente del genere arrivassero a livelli alti, cardiochirurghi, politici, di certo non potrebbero fare gli ingegneri, per fortuna non potrebbero fare gli ingegneri, perché sì, geometri e ingegneri utilizzano la curvatura della Terra quando devono realizzare strade, ponti, viadotti, acquedotti, metanodotti, quanti dotti volete voi. Però, visto però, Holly e Benji e Nenji non sono mai esistiti, era tutto un complotto anche lì. Però tutte le altre attività invece potrebbero arrivarci, e solo quello mi preoccuperebbe. Se qualcuno così indottrinato da piccolo a credere che sia tutto una forma di inganno, ti hanno ingannato, la terra è piatta perché ci nascondono il boh, dovesse arrivare ad alti livelli societari. Tutto il resto, mi dispiace, una frase che me ne potrò pentire, però se il poveraccio di intelletto, ovviamente intendo, vuole aggrapparsi a questa teoria, molto probabilmente perché di suo un po' emarginato, è un po' solo, e in certi gruppi spalleggiandosi o entrando in questi gruppi che da tutti noi sono visti come strani, lì si sente accolto, lì si sente facente parte di un sistema, di un qualcosa di bello, ben venga per lui. Lo metto allo stesso piano di quello che va, per me, davanti a una iconografia pseudo-sacra e gli parla dicendogli i problemi che lui gli risolve, allo stesso livello.
lo stesso tipo di ignoranza per me. E con questo credo che, se non in forma molto approfondita, però toccando i punti salienti, siamo arrivati verso la fine, la conclusione di questa serata insieme. La cosa che mi stupisce, mi dice Caso, è che a volte alla domanda fondamentale della vita è tutto, cioè il perché, loro rispondono per manipolarci, per nascondere, per tenerci soggiogati. Quello l'ho aggiunto io, lui si è fermato a manipolarci. E purtroppo hai perfettamente ragione, perché quando non puoi dare una risposta concreta è perché anche il tuo presupposto probabilmente è troppo leggero per sostenerlo. Non dire così che offendo Uramaki, che è uno di loro, no. Uramaki in realtà è il leader. Uramaki, quando si incontra con qualcuno, fateci caso, andate a Genova, seguitelo, noterete che spesso e volentieri cammina e fa così. Questo, no, non lo sapevate? Scusate, ma uso dire a dirlo. Questo è il saluto segreto dei terrapiattisti. Volete sapere, perché io... Terrapiattista? Certo. Se, volete sapere se sei davvero terrapiattista, se qualcuno di loro è davvero terrapiattista? Non deve essere evidente. Facendo il vago, se ti risponde, è uno di loro. Per quello che si è tolto la barba ora, no. Amici miei, se null'altro, Roger out, si suol dire. Quindi Napoleone, no, Napoleone ce l'aveva così. O meglio, viene ritratto, non so per quale motivo viene ritratto così. Perché soffriva di una forma fortissima di dolori di stomaco. E quindi si teneva la panza? Si teneva sempre la mano sullo stomaco. Senza può essere. Ah sì, questo motivo non lo sapevo. Invece il terapeutismo è questo, il saluto del terapeutismo. Non così, oppure Fratelli d'Italia, no, così. Tutti i camerieri. No, il cameriere la tiene così il braccio. Invece braccio destro piegato all'altezza del plesso solare. Plesso solare, piatto, la terra piatta, tutto piatto. E purtroppo non vi sto scherzando. Quindi, se non abbiamo qualche domanda a cui posso tentare di dare una risposta o di continuare a colloquiare su questo argomento, credo che, ripeto, in forma blanda, in forma spero non troppo pesante da seguire, nel senso troppo pallosa, ma tra il serio e il faceto, siamo riusciti a parlarne un po'. Ma vi dico una cosa, questi argomenti sono argomenti che a me interessano parecchio, quindi nulla toglie che magari non il prossimo venerdì, ma quello successivo, il prossimo dedicato al gaming, quello successivo, lo potremmo dedicare a un altro argomento spinoso. Ecco, i venerdì degli argomenti spinosi mi piacerebbe fare. Se vuoi te ne sparo 3 o 4 per ridere, vai Caso, figurati amico mio. Vabbè, il succo è che il mondo è un monopoli. Io voglio vicolo corto. Senza passare dal via, dice Mandra, ovviamente. Infatti la tassa è più alta da quella elettrica. Lo devi pagare il sole e la luna. È quello che cambia le lampadine. È quello che cambia le lampadine. E le lampadine soprattutto. Le lampadine che devono tremolare. Dio. Dimmi Caso, che dopo le tue, se null'altro, davvero Roger out, amico mio. Amici miei, no, amico mio. Tutti voi amici miei. Siete stati fantastici stasera, davvero fantastici. Non riusciamo a fare una farm di lampadine, magari. Quindi le stelle pulsano perché si stanno no! Pulsano perché devono pulsare. Se fossero fisse, potresti... Il fatto che pulsano, invece, penso. Perché si stanno fulminando. No. Che tremolano. Per quello le stazioni stanno a quattro lati del tabellone, effetto Pac... Aspetta. No, l'effetto Pac-Man, ve l'ho detto, ragazzi.
Questo è vero, attenzione, questo è vero. È stato un trolling verso i terapeutisti che hanno lanciato l'effetto Pacman. Il terapeutismo non ha mai parlato di effetto Pacman e mai lo farà, proprio perché è convinto che la cupola è sigillata. Non può accadere questo. La bandiera sulla Luna si muove perché si sono dimenticati di chiudere bene una porta del centro dove hanno registrato l'atterraggio. Ah, vabbè, attenzione, caso. L'atterraggio lunare potrebbe, o meglio, il fenomeno, siamo stati sulla Luna, potrebbe diventare una puntata dei Venerdì Spinosi. Bello, mi piace. I Venerdì Spinosi mi piace anche come tema. Quello è un altro discorso. Sulla Luna, a parte Paolo. Aspetta, Paolo e tossisce. Mia moglie c'è qualcosa che non mi quadra. Paolo e te ci siamo capiti. Paolo, 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 maledetto. Non devi dire certe cose. Una canzone. Ne potremmo fare una puntata a parte. Aspetta, io, ma non lo dico. E quindi i pianeti che sono fissi. C'è tutto un gioco di lampadine là dietro, Mando, che non puoi capire. Davvero non puoi capire il gioco di lampadine. E con questo si chiude il primo venerdì dei Venerdì Spinosi. Spinone. Mi piace. Allora le conservo e le tiro fuori i prossimi venerdì. Grande, amico mio. Sì. Allora. Qui dico e qui confermo, a venerdì alterni sarà un venerdì dei Venerdì Spinosi. Un venerdì parleremo del libro dei libri, un venerdì parleremo della Luna, un venerdì parleremo magari in forma più approfondita di gli altri, gli Il libro alieni. dei libri, il Signore degli Anelli. Il Silmarillion, sì. Sono disegnati e la no sono che li accende. Notte, notte, buon riposo e buon weekend. Domani si lavora, fate i bravi e buoni. Ah, mi dispiace, Lordo. Noi no, il sabato per fortuna no. Amici miei, io ringraziandovi davvero di Sabato. tutto per avermi fatto compagnia in questo venerdì sera, per essere stati così buoni da seguire questi discorsi un po' particolari, voglio augurarvi una buona notte. Dicendovi ciao ciao e fate i bravi. Occhio alla cupola.